Buonasera a tutti, grazie per essere qui, per essere venuti a questo secondo incontro di oggi, che è complessivamente il quarto giorno di questo festival, che appunto è iniziato martedì 8 e che proseguirà fino a domenica. Siamo, diciamo, nel cuore di questa discussione e vi ricordo il tema generale del festival è, appunto, abbiamo dato questo titolo, tracciare la rotta. Il tema è appunto la sfera pubblica e i cittadini in tempo di crisi. Ricapitolo brevemente appunto l'argomento generale, perché poi si lega molto anche ai temi che stiamo discutendo oggi in questo panel e anche nel panel precedente, cioè poi anche un legame con la discussione che abbiamo fatto prima. Noi abbiamo voluto partire dalle discussioni che si fanno da tempo, diciamo, sulla crescente frammentazione e polarizzazione della sfera pubblica, una sfera pubblica sempre più radicalizzata, sempre più frammentata, sempre più divisa, in cui prevalgono appunto discorsi di odio, si creano appunto le cosiddette camere dell'eco, delle comunità relativamente chiuse che non dialogano tra loro, in cui appare, diciamo, in un qualche modo tramontare il concetto che noi potevamo classicamente associare all'idea di sfera pubblica, cioè appunto l'idea comunque di un'agorà dove potesse esserci una discussione tra posizioni diverse che però ovviamente poi potesse portare a un dialogo, a una sintesi, a una comprensione reciproca e poi alla fine all'elaborazione appunto di posizioni comuni. Oggi questo sembra per tante ragioni non essere più possibile. Domani parleremo degli aspetti legati alla digitalizzazione. Abbiamo parlato ieri disuguaglianze, crisi dei ceti medi, lo abbiamo fatto con Fabrizio Barca, Federico Fubini, Mario Ricciardi, Marta Fane, Emanuele Felice, Alessandro Rosina e tanti altri ospiti che sono intervenuti. Oggi, in questa giornata, in un qualche modo ci concentriamo, abbiamo parlato prima appunto di sostenibilità e generatività, invece in questo dibattito ci concentriamo invece sulla cultura. Sulla cultura, sulle sue trasformazioni. Cultura chiaramente è una parola ombrello che include tante cose diverse e però noi oggi appunto ci occuperemo di provare a mappare, di provare a descrivere le trasformazioni del mondo della cultura in un qualche modo orientandoci tra tre poli che sono descritti dalle tre parole che abbiamo inserito nel titolo, che sono appunto complessità, economia e trasformazioni, e poi il titolo prosegue ecosistemi della cultura. Ma complessità è quella che abbiamo di fronte, sono, diciamo, le trasformazioni, i trend, i cambiamenti profondi che segnano il mondo in cui viviamo, che in parte sono stati descritti anche nella discussione precedente. Quindi sappiamo tutti come dalla crisi del 2008 ci siano stati appunto degli sconvolgimenti innanzitutto economici, tecnologici, geopolitici, sociali e politici, che appunto hanno cambiato e stanno continuando a cambiare il volto della nostra società. Quindi chiaramente innanzitutto la cultura, se vogliamo dare un senso a questa parola, è chiamata sicuramente a cercare di spiegare, di descrivere questa complessità, rifiutando un po' quell'abdicazione che tante volte è stata un po' una tentazione appunto di fronte alla complessità: vabbè, allora tutto è complesso, non si può capire niente e quindi in un certo senso non vale nemmeno la pena di provare. Ecco, noi invece pensiamo che l'esito debba essere uno sforzo maggiore, uno sforzo ulteriore. Economia è chiaramente, diciamo, da un lato un vincolo chiaramente che un progetto culturale inevitabilmente si trova di fronte, diciamo la necessità di rendere sostenibile questo progetto, ma è anche al tempo stesso la forma che questo progetto deve assumere, perché comunque si trova
ad operare in un contesto in cui appunto avere una forma economica è inevitabile, è un aspetto necessario, e quindi discuteremo anche di questo aspetto. E trasformazioni, infine, che si lega ovviamente al primo termine, il senso di questa parola è che ovviamente poi la cultura, che poi cercheremo anche di capire cosa intendiamo quando parliamo di cultura, magari avremo anche diversi punti di vista, diversi orientamenti sul significato di questa parola oggi. Trasformazioni significa appunto il ruolo, che peraltro trasformazioni è anche il titolo dell'ultimo numero della nostra rivista, in cui peraltro compare anche una bella e ricca intervista a Massimiliano Tarantino, che è uno dei nostri ospiti di oggi, che parla proprio di queste cose, quindi forse ritorneranno anche oggi delle suggestioni che compaiono in quell'intervista. E quindi appunto trasformazioni appunto è il ruolo che la cultura può essere chiamata a giocare appunto per intervenire in questi processi di cambiamento che abbiamo descritto. E poi al tempo stesso cercheremo anche di capire poi quali sono, diciamo, i diversi soggetti che fanno cultura, perché quando parliamo di cultura chiaramente parliamo di un tipo di attività in cui i soggetti, gli attori della cultura possono essere molto diversi, possono anche situarsi in posizioni diverse all'interno della società, e questo può portare anche a delle dinamiche di conflitto, di diverse prospettive, e anche questo è un tema che tratteremo. Lo faremo con degli ospiti che secondo me rappresentano molto bene, appunto saranno in grado, diciamo, di presentarci in maniera molto efficace appunto da diversi punti di vista determinati aspetti del sistema culturale in cui viviamo. Li presento, sono Paola Dubini, professoressa di economia aziendale all'Università Bocconi di Milano, che si occupa appunto da tempo del tema delle istituzioni culturali. Ricordo un suo recente libro uscito per La Terza, di quella collana dei libri con diciamo la scritta falso che compare in evidenza, Con la cultura non si mangia, falso, che peraltro è stata presentata alcuni mesi fa in questa bellissima sala. E poi abbiamo Maria Luisa Parmigiani, direttrice della Fondazione Unipolis e Sustainability Manager del gruppo Unipol, Massimiliano Tarantino, il direttore della Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, come voi tutti sapete una realtà culturale tra le più importanti del nostro paese, che negli ultimi anni ha fatto anche un lavoro importante di ripensamento e di rinnovamento dei linguaggi della cultura, che abbiamo avuto anche il piacere di ospitare l'anno scorso, e quindi anche la conversazione di oggi per certi aspetti rappresenta anche una prosecuzione del tipo di interlocuzione che abbiamo iniziato l'anno scorso. Abbiamo infine diciamo anche una delle chiavi del nostro festival è questa del dialogo tra generazioni, e quindi abbiamo appunto come ultimo ospite Hamilton Santià, giornalista culturale, scrive per Esquire e per L'Inchiesta, e ha alle spalle diverse esperienze di attivismo culturale che appunto e anche diciamo di conoscenza appunto di questo mondo anche culturale nuovo che è nato ad esempio intorno a numerose riviste che sono nate di recente, e quindi anche lui darà un contributo penso interessante alla nostra discussione. E quindi inizio subito appunto a dare la parola a Massimiliano Tarantino per raccontarci, insomma, dal suo punto di vista e alla luce della sua lunga esperienza alla Fondazione Feltrinelli, insomma, qual è in un qualche modo l'idea di cultura che anima le attività di una realtà come questa, e qual è secondo lui anche, quali sono le trasformazioni della figura dell'intellettuale contemporaneo appunto all'interno di tutto quel complesso insieme di trasformazioni che abbiamo descritto. Grazie a tutti, e do immediatamente la parola a Tarantino.
Grazie. Cosa devo fare? Ah, si sente. Parlare. Buongiorno a tutti. Grazie Giacomo, grazie a tutti gli amici di Pandora e complimenti di nuovo per questo festival, per questa rassegna. Sono stupito che mi fai parlare per primo, uno perché ho due signore a fianco, alla destra e alla sinistra, e due perché l'altro anno ho litigato così bene con uno degli ospiti che pensavo tu potessi darmi l'occasione di replicare anche quest'anno, ma parlando per prima mi viene difficile litigare con me stesso, intendo. Però risponderò assolutamente al tema che mi hai posto, mi avete posto, e proverò a dare il mio punto di vista rispetto a fondamentalmente la scelta verso la quale voi avete fatto confluire i tre termini che tu hai illustrato, e cioè ecosistemi della cultura, perché mi sembra che sia un idioma, l'ecosistema, che ben si configura fedelmente con quello che oggi è la cultura, o almeno per quello che noi in Fondazione Feltrinelli intendiamo essere la cultura. Per chi non lo sapesse, la Fondazione Feltrinelli festeggia quest'anno 70 anni, è una fondazione di ricerca nel campo delle scienze sociali che ha nulla a che vedere con libri, letteratura, saggistica, librerie e case editrici, ma è la prima cosa che Gian Giacomo Feltrinelli decide di fondare nella sua vita, nel 1949. Siamo nel secondo dopoguerra, milioni di fonti d'archivio, libri, preziosissimi libri, cinquecentine, seicentine, fondi interi, possono andare dispersi oppure dimenticati e quindi distrutti. E Gian Giacomo Feltrinelli invece ha un pensiero, il pensiero di collezionarli, quindi c'è sicuramente l'idea della collezione e della conservazione delle tracce del passato, ma collezione e conservazione per metterli a disposizione, quindi per consentire alle generazioni future di intercettare quelli che non sono solo i pensieri inseriti in queste fonti, ma le esperienze, le vite. Perché la stragrande maggioranza di questo patrimonio, 1,5 milioni di carte d'archivio, sono pezzi unici, lettere, affiche, manifesti, testimonianze di quando la cittadinanza, noi cittadini, abbiamo fatto la storia. Resistenze, controresistenze, rivoluzioni, controrivoluzioni, tutte le situazioni nelle quali in qualche misura la cittadinanza non è stata passiva, non ha vissuto solo la propria dinamica democratica nel momento in cui va nel segreto dell'urna, ma affronta le proprie dinamiche di diseguaglianza, affronta la propria dinamica di cittadinanza con spirito critico. Lo stimolo intellettuale di Gian Giacomo Feltrinelli allora era costruire una serie di narrative pubbliche di ricerca e di divulgazione, da cui poi discenderanno le case editrici, le librerie, eccetera, eccetera, per consentire ai cittadini di sviluppare spirito critico, di pensare fondamentalmente. Allora, per 65 anni la Fondazione è stata uguale a se stessa, cioè appunto ha collezionato, conservato e messo a disposizione questo patrimonio perché potesse essere messo a disposizione dei ricercatori di tutto il mondo. Nel 2011 Carlo Feltrinelli, erede di Gian Giacomo, ottiene da parte del sindaco Moratti l'autorizzazione di costruire la nuova sede della Fondazione Feltrinelli, un progetto di 10.000 metri quadrati nel pieno centro di Milano, tra Corso Como e Corso Garibaldi, allora non pieno centro, oggi pieno centro anche grazie all'investimento che è stato fatto da parte nostra, con l'idea di costruire 7.000 metri quadrati e destinarli ad un investimento immobiliare e lasciare alla città di Milano in dono 3.000 metri quadrati di un centro culturale che non esisteva e di un'idea culturale che non esisteva, e cioè quello di utilizzare quel patrimonio che io vi ho appena descritto per aiutare il cittadino contemporaneo ad aggiornare non solo il proprio spirito critico, ma anche ad essere poroso, quindi dialogante rispetto ai fenomeni che stanno attorno a sé, e per costruire attraverso i dialoghi, attraverso gli incontri, attraverso gli approfondimenti, costruire futuro.
utopie, ci piace dire, in Fondazione Feltrinelli. Quindi fondamentalmente progetto politico. Allora, per noi i cittadini sono non dei cittadini passivi, dei cittadini attivi, e sono dei soggetti politici. E la cultura, per come la intendiamo noi, è uno strumento. Cioè è uno strumento per dare degli elementi ai cittadini attivi, che sono disposti a interpretare in maniera attiva la propria dinamica di cittadinanza, per partecipare e credere nel proprio piccolo, nel proprio grande, a seconda di tutte le responsabilità che noi nella vita ci ritroviamo a ricoprire, di poter contribuire al progresso, non allo sviluppo, al progresso. Intendendo ovviamente il progresso un'idea di futuro che si costruisce strada facendo. Allora, nel 2014 abbiamo cominciato a progettare quella che oggi è la Fondazione Feltrinelli, nel dicembre del 2016 abbiamo aperto, 2 giorni fa abbiamo aperto la nostra terza stagione. Costruiamo le stagioni di Fondazione Feltrinelli come se fossero delle stagioni teatrali, un cartellone del Teatro La Scala piuttosto che del Teatro Massimo. La terza stagione si chiama stagione alternativa. Perché alternativa? Perché crediamo che tutta la narrativa che io vi ho appena esposto serva proprio per dare una piattaforma di incontro tra chi quell'alternativa ha la possibilità di immaginarla, di crederci e di proporla, e i cittadini che ne hanno bisogno. Cioè è la cultura, secondo la nostra visione, è quel terreno di incontro di fatto tra domanda e offerta di futuro. Allora, come fai oggi, ai tempi di Instagram, ai tempi dei new media, ai tempi anche della, diciamo, si dice fake news, in realtà per quanto ci riguarda come se noi fossimo sordi a noi stessi e parlassimo con noi stessi, cioè non è un dialogo tra noi e il nostro ego o l'ego di chi ci sta vicino, è un po' una ridondanza perenne che esalta sicuramente il nostro ego, ma anche costruisce delle idee di futuro che poi non vengono dal confronto. Ecco, Fondazione Feltrinelli nasce, come da battuta di Matteo Renzi, non so se si può citare qui Matteo Renzi, ma insomma, come da battuta di Matteo Renzi all'atto delle consultazioni del suo primo governo, disse a Beppe Grillo: esci da questo blog, non so se ve lo ricordate. Ecco, noi crediamo che tutti noi, per essere dei cittadini attivi, per partecipare attivamente alla nostra dimensione di cittadinanza, dobbiamo uscire dal nostro piccolo blog, dalla nostra piccola dimensione social, utilizzare la dimensione social, ma agire in una dimensione di confronto, di dialogo, di incontro, laddove più la cultura è un prodotto meticcio e generativo, più quel prodotto è un fattore di crescita e quindi un fattore di futuro. Allora vengo diciamo a quello che personalmente ritengo essere stata l'elemento più disruptive rispetto alla tradizione Feltrinelli, ma in realtà alla tradizione editoriale. Cosa fa tradizionalmente un editore che produce cultura? Sceglie. Sceglie e propone. Sceglie chi ritiene coerente con la propria linea editoriale e propone, vestendo quel prodotto ad uso e consumo di un determinato pubblico e quindi avendo a mente un determinato pubblico. Ecco, io penso, noi pensiamo in Fondazione Feltrinelli, che la nuova dimensione dell'essere editore consta non di scelta e proposta, ma di scelta e condivisione. La condivisione, dopo che tu hai scelto i soggetti che devono condividere, deve essere generativa di nuovo pensiero. Quel nuovo pensiero è la coda di un processo culturale contemporaneo che si immette nello spirito critico dei cittadini di oggi e che viene percepito dai cittadini di oggi molto più attuale, molto più, tra virgolette, giusto, perché destituito da quella componente di elite di cui la cultura si è sempre nutrita nel Novecento. Cioè nel Novecento la cultura è sempre stata: io so scegliere, tu cittadino accetta la mia scelta, e quindi di fatto lo spirito critico c'è come mandato di chi sceglie, ma la passività di chi riceve
è assolutamente insita nel prodotto chiuso, libro, prodotto cinematografico, prodotto teatrale, di qualunque tipo esso sia. Mentre la dinamica porosa dei nuovi media, che ha scardinato completamente le filiere editoriali, le filiere di produzione culturali contemporanee, prevede secondo noi una logica partecipativa. E allora la dinamica più autorevole che tu possa fare da produttore culturale è continuare a scegliere, ma includere nella tua scelta anche i cittadini e far sì che la tua proposta culturale sia una piattaforma di creazione di contenuti dove la competenza del cittadino si unisca alla competenza dell'accademico, dello scrittore, dell'intellettuale. Se riusciamo, e in questi 3 anni ci stiamo provando, non ci stiamo riuscendo, se riusciamo in questa impresa, di fatto, nei nostri intenti, costruiamo quella che è l'ambizione più grande, cioè fare politica attraverso la cultura. Laddove politica, certo, non vi sfuggirà, per noi non è affatto potere, ma è scambio delle idee. Laddove è ovvio che Mauro Magatti, Paola Dubini, eccetera, eccetera, hanno uno storico, un portato, un'autorevolezza, una posizione, ma quella posizione è messa in gioco, ed è messa in gioco con i fenomeni di cambiamento che intercettano i bisogni della cittadinanza e che sono generativi di futuro. Sempre di più le dinamiche editoriali classiche che non si rinnovano in questo modo e che non generano di fatto utopie nel dialogo con i cittadini, ma anche con le imprese, anche con i soggetti politici, rischiano di rimanere in una dinamica di reiterazione di un cliché elitario. Sempre di più invece si stanno muovendo e si stanno creando, io ho diciamo il privilegio di vivere a Milano e a Milano se ne stanno creando diverse di queste situazioni, in cui c'è chi sceglie, però è la dinamica di incontro che vince ed è la dinamica generativa dell'essere capace da parte di chi ha fatto la prima scelta a far germinare quell'incontro determinando ulteriore cultura. Ecco, termino non so chi parlerà dopo di me, però io ho apprezzato moltissimo il libro che tu hai citato di Paolo Dubini, con il presupposto che ovviamente essendo un operatore, oltre che come Fondazione Feltrinelli, anche come gruppo Feltrinelli, dell'economia di questo paese, credo fortemente che la cultura sia un'economia. Ma volevo chiudere con una nota rispetto a come fai a fare tutto quello che io ho descritto e a farlo stare in piedi dal punto di vista economico. Perché sì, possono sembrare belle parole, ma poi un produttore di economia deve vendere o comunque deve venire a capo del suo modello di business. Ecco, io penso che nel momento in cui tu ti poni la sfida della sostenibilità di un progetto di questo tipo, di un'idea così innovativa di cultura, lo devi fare costruendo delle relazioni pubblico-privato e mettendo al servizio la tua capacità di scegliere sia nei confronti del pubblico sia nei confronti del privato. Entrambi, il decisore pubblico ma anche l'impresa privata, sono entrambi soggetti che potenzialmente possono beneficiare degli esiti di questo processo e possono vedere in questo processo tutta la virtuosità di fonti di approvvigionamento delle proprie strategie, del proprio posizionamento, della propria narrativa, ma anche del proprio dialogo con i consumatori. Sia che questo significhi il dialogo con un territorio, il comune di Bologna, la regione Emilia-Romagna, il comune di Milano, la regione Lombardia, sia significhi entrare in relazione con una determinata impresa. In sé, questa quadratura del cerchio diventa ancora più virtuosa nel momento in cui vi sono delle legacy e quindi nel momento in cui tutto questo processo genera dei prodotti che non sono solo prodotti da vendere, e nel nostro caso Fondazione Feltrinelli ne vende ben pochi, pubblichiamo, ma in realtà diciamo ovviamente la nostra sostenibilità non si regge assolutamente da quello, ma la nostra rilevanza esiste se il processo è
autorevole, quindi non solo il prodotto, e se il prodotto è un qualcosa che diventa un innesto per la buona politica o per la buona impresa. Quindi, visto che oggi parliamo di cultura come economia, secondo noi esiste un concetto di economia della cultura e quindi di economicità del processo culturale, ma esiste anche una economicità del processo culturale nel momento in cui l'esito di quel processo è generativo di economie, sia per il mondo pubblico, perché innesta virtuosamente di nuove idee, di nuove pratiche l'operatore pubblico, il regolatore, sia perché dà degli stimoli e fa, diciamo, il proprio ruolo di generatore di spirito critico non solo per l'individuo ma ad esempio per un'economia. Questo è il tentativo di Fondazione Feltrinelli. E in questo grande tentativo, quest'anno in stagione alternativa, avremo anche un ciclo che ospita le giovani riviste d'Italia e anche Pandora sarà protagonista, per cui vi aspetto a Milano. Grazie. Grazie a Massimiliano Tarantino. Ma io in realtà, diciamo, sono partito chiedendo a Tarantino di intervenire proprio perché mi immaginavo un percorso proprio simile a quello che lui involontariamente poi ha fatto, cioè di partire dalla descrizione di un'importante esperienza culturale del nostro paese e dell'idea di cultura che ad essa era sottesa, per poi arrivare alla domanda appunto sulla dimensione economica di tutto questo, cioè come una progettualità culturale di vaste proporzioni può essere messa in campo e sostenuta nel tempo. E quindi su questo appunto vorrei interpellare la professoressa Dubini, che appunto di questo tema, come è stato detto, si è a lungo occupata. Quindi le chiederei di raccontarci un po' quali sono, diciamo, i confini, le dimensioni, le caratteristiche dell'economia, della cultura del nostro paese, e da questo punto di vista quali sono anche le potenzialità, le tendenze, e come qual è il contributo appunto che la sfera culturale può dare all'interno della nostra più generale discussione sulla ridefinizione della sfera pubblica. Grazie mille. Grazie. Posso prima di farlo dire una cosa rispetto a quello che ha detto Massimiliano? Dunque, la prima cosa, se voi non siete mai andati alla Fondazione Feltrinelli, secondo me bisogna proprio andarci, vale la gita, non solo perché è un posto pazzesco, ma perché comunque, insomma, il posto, detto in una stanza come questa, diciamo, ha un suo che, ma perché questa idea di essere trasformativi, nel caso specifico della Fondazione, è incredibilmente interessante anche vista da un punto di vista geografico, perché la Fondazione Feltrinelli è in un posto che adesso è centro, ma che è anche un posto molto di confine, molto problematico, con una storia recente di trasformazione di cui è ancora parte attiva. Quindi se ci andate avete anche una, diciamo, una sensazione fisica di questa idea di cultura che trasforma. Questa era la prima cosa che mi è venuta in mente ascoltando Massimiliano. La seconda cosa, di questa idea che la cultura e il ruolo di un editore è sempre più quella di creare delle piattaforme dove si produce, si parte da qualche documento e poi su questo si costruisce, è una cosa che nel mio piccolissimo, che Fondazione sta facendo in un modo estremamente interessante, e che nel mio piccolissimo io sto vivendo sulla mia pelle. Questa è la seconda volta che parlo dei temi legati al librino che ho scritto in questa particolare stanza, ma è anche la 62esima presentazione che faccio di questo libro. E essendo stato, e poiché l'ho fatta con un effetto
valanga, nel senso che mi è capitato di rispondere a sollecitazioni di varia natura, mi sono messa a fare quello che diceva, nel mio piccolissimo, quello che diceva Massimiliano, e cioè fare in modo che queste occasioni fossero per me una base di ricerca, e quindi di usare le occasioni come base per andare avanti con un ragionamento. Questo spiega perché mi vedrete scrivere freneticamente mentre siamo qua. Allora, per arrivare al punto, vi do tre flash recenti. Il giorno 7 ottobre ultimo scorso sono uscite contemporaneamente due documenti. Il primo era l'edizione 2019 di una ricerca che viene fatta dalla Comunità Europea e che si chiama, in particolare dall'unità che è a Ispra, il JRC, e che era il Creative City Monitor, un documento che confronta 190 città in 30 paesi europei nella loro capacità di essere vitali dal punto di vista culturale, contribuire all'economia creativa e, diciamo, per dirla alla Massimiliano, generare, realizzare questi ecosistemi. Il secondo documento che è uscito casualmente lo stesso giorno è una ricerca che una società di consulenza, BCG, ha fatto a partire dai bilanci dei musei autonomi istituiti con la riforma Franceschini, e che si proponeva di andare a misurare il contributo di questi musei dello Stato, che sono i più importanti musei che abbiamo in Italia, e che è stata presentata al mondo a partire dal titolo "I musei generano 1,6% di PIL". La terza suggestione che vi do per cominciare un po' la nostra riflessione è che qualche settimana prima, il 21 o il 22 di settembre, Confindustria ha organizzato a Matera, di nuovo i luoghi contano e i soggetti contano, ha organizzato una delle sue riunioni annuali planetarie su un titolo, "Cultura, comunità, impresa, i valori dell'Europa". Otto, improvvisamente sdoganiamo in maniera massiccia e significativa una cosa ovvia, e cioè che anche la cultura, come qualsivoglia attività, ha anche un côté economico, è anche fatta di imprese, di persone che lavorano, di valori aggiunti, di bilanci, anche se non è detto, non sempre, chi la cultura la fa con un obiettivo primario di produzione e di massimizzazione di risultato economico. È, se vogliamo vedere, parte delle regole del gioco, sia come sistema di vincoli, sia come possibilità di generare risorse per continuare a fare qualche cosa che interessa, sia come possibilità di partecipare a una costruzione di uno sviluppo un po' più grande. Quindi come essere pedine di un ecosistema, essere pezzi di un ecosistema. Io penso che l'idea di parlare della cultura anche come fenomeno economico sia estremamente importante. E, cioè, Giacomo, schiaccia qua, ditemi il numero che volete e la so, sono pronta a rispondere a ogni curiosità l'edipeo enciclopedico. Un'altra cosa che mi sembra importante
è che con questo parlare di cultura, mettendoci dentro anche un po' di numeri, anche un po' di economia, mi sembra positivo, perché anche il mondo dell'economia comincia a guardare alla cultura. E questo è essenziale, perché quello che sta, e fin qui sono le buone notizie. E poi la terza buona notizia, e il terzo motivo per cui mi sembra importante che ci sia questa, diciamo, questo modo di parlare della cultura che sia anche di natura economica, mi sembra importante per le cose che diceva prima Massimiliano, perché, che lo vogliamo o no, il linguaggio economico è incredibilmente contemporaneo, e uno dei modi per essere contemporanei per la cultura è anche mettersi davanti, mettersi di fronte, mettersi in dialogo, in conflitto, in discussione con i modi, i linguaggi e le visioni di chi l'economia la fa. E quindi è un modo di essere contemporanei. Fin qui le buone notizie. Quindi tutto questo secondo me è molto positivo. Dove bisogna essere attenti e cominciare a parlare? Il tema non è se la cultura generi ricchezza economica, certo che la genera, come qualsiasi altra attività, per forza, è ovvio. Il tema invece, molto più sfidante, molto più importante, molto più interessante, molto più delicato, è come lo fa. E quindi non è il linguaggio economico la cosa importante, è la gestione, è il governo, è come facciamo a mettere insieme questi ecosistemi, queste relazioni pubblico-private, come si possono realizzare. Perché la scommessa, e qui lo dico da economista, la scommessa è duplice, no, triplice. Uno è come facciamo a mobilitare e a usare la cultura rispetto ai fenomeni di globalizzazione. Perché se ci pensiamo bene, diciamo, tutta la cultura, tutto l'insieme delle organizzazioni culturali nasce locale, nasce come espressione di un patto con un territorio. I processi di globalizzazione rompono o rendono molto più strani i rapporti con il territorio. Quindi banalmente non è più dato per scontato che chi è di Bologna si occupi e senta sua un luogo come questo. Perché? Non perché questo luogo non chiami attenzione, non chiami identità, ma perché la domanda chi è di Bologna è la domanda da porsi. In Europa oggi vivono 40 milioni di persone che sono nate fuori dall'Europa e 20 milioni di persone che sono nate in un paese dell'Unione Europea e risiedono in un altro. Questo è il tema. Quindi, come faccio in una situazione di questo genere, io che sono un'organizzazione culturale e che in qualche modo sono contemporaneo, come faccio a svolgere bene il mio ruolo di tenere legate le persone, il tempo e i luoghi? Quindi questo è un tema. E quindi ecco che è una questione di gestione moltissimo, dal mio punto di vista. Il secondo tema è la questione del lavoro. Uno degli ambiti, una delle caratteristiche dei mercati del lavoro, della cultura, è che sono mercati molto complicati. Da una parte, se io penso all'1,6% del PIL, dentro lì so benissimo che i musei statali, tanto per fare un esempio da dove è stato tratto quel numero, sono musei che sono ampiamente sottostaffati, sono in tensione di personale, tantissimo. L'età media del personale
nel Ministero dei Beni Culturali è di 56 anni. E i buchi, io sono parte del consiglio di amministrazione di Palazzo Ducale a Mantova. Palazzo Ducale è uno dei musei autonomi oggetto della ricerca di BCG. Bene, questo è un museo che ha 592 stanze, è una città nella città, è enorme. E uno degli sforzi che il direttore attuale ha fatto è stato quello di riaprirne un po', riaprire dei pezzi. Tra l'altro, ha una delle caratteristiche è che è molte stanze abbastanza vuote per una serie di motivi. E in parte queste stanze sono state riaperte, perché uno dei compiti di un direttore di un museo statale è di aumentare l'accessibilità, ma c'è un problema di assenza di custodi, che è un tema assolutamente... E sappiamo benissimo che per lo stato delle finanze del nostro paese non è una buona idea riempire immediatamente, non è una buona idea, non è possibile, perché c'è un vincolo, c'è una serie di vincoli, e non faremo neanche del gran bene ai musei e a chi lavora in ambito culturale a improvvisamente riempire tutti i fabbisogni che abbiamo di personale. Ma noi sappiamo che c'è un fabbisogno di personale, ma che parte di questo fabbisogno di personale non può essere coperto date le attuali capacità di generare ricchezza delle organizzazioni culturali. Quindi siamo in un gatto che si morde la coda. È il gatto che si morde la coda, il cane. O il cane. È il cane che si morde la coda. Molto bene. Terzo tema importantissimo è la ripartizione del valore economico fra gli operatori. Una delle caratteristiche dei mondi della cultura guardati in una prospettiva gestionale è la fragilità a costruire delle organizzazioni che siano allo stesso tempo tese verso il futuro e dall'altra parte sufficientemente in sicurezza dal punto di vista della disponibilità di risorse. Un esempio che mi fa sempre pensare è quello del Teatro du Soleil a Parigi, che è nato come organizzazione illegale. È nato come organizzazione illegale, ha un modello gestionale delirante perché ha tantissimi dipendenti, quindi è strutturalmente a rischio, è uno dei teatri più importanti di Francia e per scelta è rimasta una cooperativa e non ha voluto istituzionalizzarsi, mettendosi così nella situazione di poter accedere a risorse su base stabile da parte dello Stato, ad esempio. Quindi rinegozia ogni anno con lo Stato la possibilità di avere un fondo di dotazione. Rischiosissimo. Quindi come facciamo a creare delle organizzazioni che siano allo stesso tempo permeabili, parti di ecosistema in grado di parlare con i loro interlocutori, ma sufficientemente solide per poter durare nel tempo? E come facciamo quando ci sono queste reti a fare in modo che i processi di redistribuzione del valore che viene generato siano equi? Perché purtroppo i mercati della cultura sono mercati assolutamente imperfetti. E quindi, purtroppo, facciamo una grandissima fatica, per tornare al 0,6% di PIL, a fare in modo che questo 0,6% di PIL diventi patrimonio diffuso, riguardi progressivamente un numero crescente di istituzioni culturali, coinvolga e premi le organizzazioni più dinamiche, più virtuose, più vitali, più attente, e continui a darci gioia ed energia. Io mi fermerei qua.
Grazie a Paola Dubini per questo quadro molto interessante della situazione dell'economia della cultura, e in un qualche modo procediamo in maniera speculare, perché siamo partiti appunto da un intervento che ci ha descritto appunto la progettualità di una grande istituzione culturale, passando poi alla questione, alla dimensione economica di tutto questo, e adesso invece affrontiamo con l'intervento di Marisa Parmigiani invece il caso di una importantissima istituzione economica che in un qualche modo si dota poi con la Fondazione Unipolis di una propria progettualità culturale, all'interno della quale vengono sostenuti, diciamo, una serie di progetti, vengono messe in campo una serie di iniziative, però appunto non con una logica meramente erogativa, ma con appunto una progettualità, quindi un filo conduttore che si lega anche a una filosofia, un'idea più generale. Ecco, chiederei a Marisa Parmigiani di spiegarcela, grazie. Bene. Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui con noi oggi. Ci provo, nel senso che in realtà Fondazione Unipolis nasce tra le prime fondazioni di impresa in Italia, nel senso quando ancora la fondazione di impresa in Italia c'erano più fondazioni familiari appunto che non fondazioni d'impresa. La fondazione d'impresa è qualcosa che noi ereditiamo e prendiamo tradizionalmente più dal mondo anglosassone. Nasce Fondazione Unipolis in realtà strettamente correlata a un fatto storico, nel senso che nasce nel momento in cui c'è bisogno di ridefinire una distribuzione del valore sul territorio rispetto a un passaggio che lei dall'essere di proprietà del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali a diventare quotata in borsa. Quello è il salto logico in cui succedono un sacco di cose in Unipol, tra cui anche la nascita dell'allora Fondazione Cesar, perché poi Fondazione Unipolis viene ribattezzata già nel decennio successivo. Ma vorrei tornare un attimo sul concetto di cultura, perché credo che ci sia un tema semantico importantissimo da affrontare rispetto al nostro dibattito in questo momento, ed è che cosa intendiamo con cultura, che non è indifferente, nel senso che io credo che negli ultimi 15 anni sia cambiato profondamente il concetto di quello che riteniamo cultura rispetto a quello che riteniamo altro dalla cultura, e non chiaramente non cultura ma altro dalla cultura. Quando 20 anni fa la cultura era standardizzata in una serie di attività e di prodotti. Perché sto dicendo questo? Perché in realtà molte delle cose che noi facciamo oggi come Fondazione Unipolis sono cultura, ma se io avessi detto a mia madre che mi occupavo di cultura probabilmente mi avrebbe guardato con una certa indignazione, perché per lei la cultura erano i libri, possibilmente classici, già Feltrinelli, cioè, rigorosamente sì. Feltrinelli. Mio nonno lavorava alla Mondadori, se non ti offendo, questo è malissimo, piuttosto che il teatro, il cinema, non tutto, ok? Quindi oggi noi quando parliamo di cultura parliamo soprattutto di esperienza culturale, e qua mi ritrovo moltissimo sulla co-costruzione quindi della cultura. La cultura non è qualcosa di octroyé, qualcosa che viene dato, qualcosa che viene prodotto al di fuori della relazione sociale. E qui nasce, infatti noi non nasciamo occupandoci di cultura, noi nasciamo occupandoci, ahimè, tristemente di sicurezza stradale. Siamo la fondazione d'impresa di un'assicurazione, e la prima cosa che fa la fondazione d'impresa di un'assicurazione cerca di educare la gente a comportarsi meglio sulle strade. E questo è un elemento di redistribuzione, no? Di quel valore che produco vendendoti premi assicurativi, ma vedo un po' di aiutarti anche a stare un po' più attento quando guidi, a muoverti meglio sulle strade. È un lavoro culturale, ma qua sì, esatto, fa parte di quell'evoluzione del concetto. La cultura interviene in modo significativo nel percorso di sviluppo e di attività della fondazione nel momento in cui in realtà la fondazione si pone come braccio armato, come agente, come fattore abilitante delle politiche di sostenibilità dell'azienda.
Quindi c'è una stretta connessione lì, proprio per la nostra interpretazione. Adesso io non vorrei ripetere per chi c'è stato qua qualcosa che ha già detto il Presidente, ma è chiaro che nella nostra accezione di sviluppo sostenibile la cultura è la quarta gamba della sostenibilità. Perché? Perché è il fattore abilitante gli altri. In realtà è molto difficile, se gli altri tre non sono altro che variabili che vengono connesse, interconnesse, che interagiscono tra di loro nella dimensione, nella costruzione di un equilibrio, perché lo sviluppo sostenibile in realtà è una soluzione subottima. La soluzione ottima non esiste, nel senso che tra di loro le dimensioni hanno elementi che confliggono profondamente. La cultura è in realtà quell'elemento abilitante che supporta la costruzione di un'integrazione, di una connessione, di una interconnessione tra le tre variabili. Ed è per questo che per noi è così importante in realtà. Perché? Perché per un'assicurazione è chiaro che lo sviluppo sostenibile è fondamentale. Cioè, se io assicuro, proteggo il futuro, e qua mi ritrovo molto, ho trovato una serie di attinenze semantiche e nello stesso tempo invece una serie di distonie semantiche, pur considerando gli stessi concetti, che quello invece proviene proprio dalla storia e dall'elaborazione col quale arrivi ad alcune riflessioni, no? Quindi il futuro è un elemento fondamentale perché l'assicurazione protegge una scommessa, e il futuro per esserci non può che essere sostenibile in realtà il modello di sviluppo. Interessante anche la riflessione sul progresso, nel senso che tra lo sviluppo e il progresso anche qua si potrebbe aprire una bella discussione di semantica, che però magari riservo al secondo giro. Torno un attimo su un tema che, se è fattore abilitante, non può che essere condivisa, quindi non può che essere diffusa il più possibile. Allora, quando noi, ci sono tante fondazioni che si occupano di cultura, abbiamo fatto un benchmark sui piani, cioè su quello che le fondazioni di imprese in Italia facevano prima di decidere cosa fare da grande, e in questo benchmark, con la difficoltà che abbiamo fatto a trovare l'informazione, perché non siamo proprio nell'universo della trasparenza più assoluta in cui capisci molto bene chi fa che cosa e come lo fa, forse la parola cultura era cultura e disgraziati, adesso non, definiti in vari modi a secondo, però diciamo fasce deboli della popolazione, erano le due variabili, come dire, più diffuse, ok? Erano assolutamente le due variabili più diffuse. Poi andavi a vedere che cosa ci stava dentro a questa cultura, e io ho fatto veramente fatica a trovare qualcuno, se non Fondazione Feltrinelli, con i quali infatti abbiamo un dialogo, se non altre fondazioni locali nel caso dell'impresa, che pensassero alla cultura come un fattore abilitante la coesione sociale e come un fattore di politica, appunto, e di sviluppo di consapevolezze, di costruzione, però nel nostro caso anche di progettualità concrete. Questo è l'elemento che un po' ci contraddistingue, perché, come dice il mio amministratore delegato, noi poi siamo, lui è un amministratore delegato operaio, cioè noi siamo persone che vengono, io dico ridendo ogni tanto, dalla terra, no? E quindi l'esigenza non solo di muovere la cultura in quanto fenomeno condiviso, ma anche di poi farla concretizzare in delle progettualità che siano progettualità che hanno, che producono mestieri, che producono percorsi, che producono anche banalmente manufatti. Per cui per noi questa cosa di, adesso uno degli ultimi progetti sostenuti con Cultura Abilities è l'archivio a Modena, e di che cosa? Di un architetto che, e non è il valore dell'archivio in quanto se stesso, ma è il valore dell'archivio in quanto modalità di replica e costruzione di competenze sui giovani architetti, designer, affinché facciano che cosa? Portino la natura e quindi una visione ecosistemica nel loro sviluppo e produzione. Quindi non l'archivio puro fine a se stesso, ma l'archivio come strumento di formazione di nuove professionalità. Quindi questa cosa sempre come un elemento assolutamente centrale. Perché? Perché appunto, se la cultura crea le condizioni, deve crearle in modo, abbiamo usato la parola, immagino che Magatti abbia fatto precedentemente una bella illustrazione di come intendiamo la parola generatività, quindi ce la possiamo risparmiare tutti.
Ma l'altro elemento importante è come in questi processi ingaggiamo i giovani. Qua non voglio dare l'assist a lui, che prima si è definito molto bene, ma lascio definire da lui da solo, nel senso che bisogna stare molto attenti, credo che questo sia compito di chi interviene in qualche modo, chi ha leve di supporto nello sviluppo culturale, a non cadere anche come dire, nell'apologia. Cultura per i giovani, cultura strumento dei giovani. Io allora ritengo una cosa, che ci sia in questo paese un gran bisogno di trasformare la cultura da bene individuale a bene collettivo, a bene comune, che poi questo passaggio appunto di costruzione del bene comune venga fatto dai giovani, scusatemi, sono brutale, a spese dei giovani, nel senso che noi stiamo facendo una forzatura generazionale, stimolando moltissimo i giovani a noi abbiamo fatto gli avvocati, voi fate le persone di cultura. Io non ho fatto l'avvocato, lo premetto, però per dire, ecco. No, però per dire che e credo che questo rischi di essere, di costruire una bolla da un punto di vista, e qua rientro sulla dimensione economica, no? Una bolla da un punto di vista economico, questo dire che allora con la cultura si mangia, ma si mangia se si è competenti e si identificano ambiti di sviluppo della cultura. Non tutta la cultura, io ritengo, possa trasformarsi in un mercato di cultura. E questa cosa, secondo me, nel patto generazionale deve essere molto chiara, per non creare un'ulteriore distonia generazionale, ne abbiamo già tante in questo paese, in cui si chiede ai giovani di avere un attivismo culturale, di investire nella cultura, di credere nella cultura, perché la cultura è uno straordinario mercato del domani, senza invece identificare e costruire una pianificazione che supporti il percorso di consolidamento culturale nel nostro paese, e mettendo insieme diversi attori, perché sono assolutamente d'accordo ancora una volta con lui quando dice in realtà questo è un gioco che si fa pubblico-privato assieme, è un gioco che ne può stare solo nelle mani, non siamo più nei tempi dei grandi donors e ne può stare esclusivamente nelle mani del pubblico, ma anche perché non è solo una questione economica, è anche una questione di condivisione di approcci, di culture, di processi. Chiudo con un ultimo passaggio che ritengo fondamentale in questa riflessione, e che è quello del che ha fatto prima sul rapporto tra cultura locale e globalizzazione delle persone e dei luoghi. Allora io faccio più fatica, infatti adesso inizio a innescare un po' di dibattito. È vero che la cultura, figurati, culturability nasce come un percorso che radicato sul territorio, che sviluppa gli assets che ci sono sul territorio, le competenze, le storie, il percorso che raccontavo prima, cioè che, i patrimoni del territorio. Però c'è anche da dire un altro elemento da questo punto di vista, ed è che sempre di più oggi la dimensione territoriale è micro ma è anche macro, cioè che qual è il confine tra i territori è molto difficile da definirlo, e generazionalmente lo sarà sempre di più, cioè sempre di più sarà complesso in realtà riconoscersi come provenienti da un territorio ed espressione di quel territorio. Quindi io sarò abitante di quel territorio, finché sono abitante di quel territorio la cultura che si sviluppa e si costruisce e si esprime in quel territorio è un pezzo anche mia, io concorro a svilupparla. Credo che questa sia un cambio di paradigma al quale ci dobbiamo abituare, facciamo ancora fatica, però fa parte di quel percorso di integrazione e di esperienze. Io oggi mi sento parte della cultura bolognese, forse sbaglio, pur quando mi presento alla gente dire sempre sono piacere, sono milanese, però credo di concorrere a una parte di evoluzione culturale di questo territorio, perché oggi sono qua, vivo qua, i miei figli crescono qua. Se tu mi chiedi come ti presenti quando sono all'estero, da dove vieni, io rispondo ancora non dall'Italia, no, io rispondo da Milano, quindi ho una forte appartenenza, come dire,
ad un percorso individuale che non mi ha impedito di sviluppare, di costruire e co-costruire una dimensione culturale in questa città di cui io mi sento protagonista e un pezzo di città. Bene. Bene, grazie per questo intervento a Marisa Parmigiani. E adesso questa, abbiamo visto, diciamo, una serie di approfondimenti molto interessanti su, sulla cultura, sull'economia della cultura dal punto di vista appunto di grandi, importanti istituzioni culturali. Il nostro discorso, mancherebbe qualcosa al nostro discorso se non diciamo aggiungessimo un altro punto di vista, insomma, se non ricordassimo che spesso la cultura comunque viene fatta, può essere fatta da soggetti molto diversi per le loro motivazioni, che appunto spesso non sono motivazioni immediatamente economiche, per la loro, diciamo, posizione sociale, e anche, diciamo, per in un qualche modo i conflitti che si esprimono all'interno di questa delle produzioni culturali. E quindi appunto chiederei a Hamilton Santià di riflettere un po' su questo, legandolo anche a un ragionamento appunto sulle nuove forme, sui nuovi modi di fare cultura che si sono sviluppati anche nei tempi più recenti. E una sola nota: abbiamo in teoria ancora 20 minuti, magari possiamo sforare di una decina di minuti, però appunto soprattutto se vogliamo fare un secondo giro sarò brevissimo. Grazie. Sarò brevissimo, grazie agli amici di Pandora appunto dell'invito, grazie degli stimoli e delle domande. Appunto fino adesso è una discussione molto ricca con moltissimi spunti e appunto mi permetto di partire riallacciandomi a molte cose che sono state dette proprio per perimetrare il discorso che appunto ci permette di capire non solo di cosa parliamo quando parliamo di cultura, ma che cosa facciamo quando vogliamo fare cultura o intendiamo appunto la cultura. Ci siamo concentrati molto sulla necessità e appunto una necessità vitale di luoghi, creazione di luoghi, ma non secondo l'idea per cui il luogo è quel posto cattedratico per cui lì si fa la cultura. Il luogo deve diventare un facilitatore, per dire appunto alcune delle parolacce del contemporaneo, un acceleratore di situazioni in cui appunto soggetti diversi si parlano, ma non tanto perché appunto qualcuno ti dà il permesso di farlo, ma semplicemente perché in realtà quel luogo riesce a catturare un fermento. Sono altrettanto anche d'accordo con la necessità di riperimetrare la faccenda della cultura attorno al contesto di esperienza culturale e anche dell'output che ci diamo quando produciamo cultura, per un semplice motivo: chi fa cultura negli ultimi 15 anni ha visto un drastico crollo del prezzo d'ingresso, del biglietto d'ingresso, cioè praticamente non costa più niente produrre cultura. Pensiamo solo a uno dei al campo che costava di più in assoluto qualche anno fa. Cioè, produrla costa. Sì, sto facendo adesso faccio un esempio per capirci. Pensiamo solo appunto a quello che facciamo, ad esempio, della musica pop. Ho le mie esperienze a riguardo. Ho cominciato appunto, faccio la parte del giovane come in un film di Nanni Moretti, ma non so, cioè, comincio ad averne viste un pochino anch'io. Quando appunto nessuno di noi aveva un lavoro, quando ci si capiva cose così, meno di 5.000 euro per fare una cosa per ragazzi appunto 17-18 anni, va a chiedere ai genitori: mamma, mi presti dei soldi perché devo fare un disco? Queste cose non c'erano. Sale di registrazione, prezzo degli strumenti, era tutto
decisamente difficile. In questo momento un ragazzo che si prende un Mac, a posto che appunto possa permettersi un Mac, ha già uno strumento che si chiama GarageBand, dove può produrre potenzialmente tutta la musica del mondo, e YouTube ti mostra che c'è gente che fa di tutto con strumenti sostanzialmente gratuiti. Una volta chi voleva fare una fanzine doveva appunto prima capire come stampare, dove stampare, come ciclostilare, fare tutto. Adesso basta aprirsi un WordPress e comunque stai facendo qualcosa. Questo in realtà genera ovviamente altri problemi. Stiamo parlando di cosa? Di amatorialità, stiamo parlando di professionismo, stiamo parlando di lavoro, stiamo parlando di hobby. Insomma, è un problema con cui appunto anche noi ci siamo confrontati, quando ad un certo punto ci siamo resi conto del fatto che tutte le cose che stavamo facendo non generavano valore, non generavano economia, e soprattutto ci portavano via un sacco di tempo che non veniva retribuito. Va molto bene quando sei uno studente e pensi di cambiare il mondo perché i soldi sono brutti, poi quando ti rendi conto che i soldi sono brutti, ma sostanzialmente se non stai lavorando stai facendo qualcos'altro, avere dei soldi per quello che scrivi comunque è interessante. Sulla questione della bolla che si va a creare, è assolutamente vero, in questo momento fare cultura in una condizione, lo dico per questo, secondo me questi ci sono dei fili rossi che dialogano, anche se adesso parlerò di cose che stanno da un'altra parte, appunto in una situazione di marginalità, nel senso che proprio sta fuori da fondazioni, sta fuori da discorsi in qualche modo appunto strutturati, sostanzialmente ci si mantiene dentro una condizione che appunto Leonardo Stagliano ha ben descritto nel suo libro Lavoretti, che appunto mi sembra sia stato ospite ieri a questo festival, o appunto David Graeber, toccandolo ancora più piano, ha descritto come lavori di merda. Stiamo sostanzialmente parlando di ritmi in cui comunque, se va bene per una tua produzione culturale, quando prendi 100 euro lordi dici: ah cacchio, mi è andata bene, e sostanzialmente non è una faccenda sostenibile. Il mio quasi coetaneo Raffaele Alberto Ventura l'ha ben descritta questa dinamica, che tra l'altro si lega molto a quello che dicevi tu prima, per cui appunto le aspirazioni di chi ha 30 anni adesso, ovvero nato nel momento di passaggio del mondo com'era, del mondo com'è, quindi in qualche modo ancora consapevole di poter avere delle aspirazioni di un certo tipo, lui l'ha definita appunto teoria della classe disagiata, dove appunto le nostre aspirazioni insomma non avrebbero avuto un punto di caduta economico, e quindi noi sostanzialmente stiamo erodendo i patrimoni, per chi ce l'ha, delle generazioni precedenti, scusateci. In tutto questo il discorso culturale in questo momento, da parte di chi prova a farlo in vari modi, c'è il giornalismo, io mi occupo principalmente di cultura appunto su l'inchiesta e Esquire come momenti di giornalismo quasi vecchio stile, ovvero c'è un direttore che decide la linea, tu dialoghi con queste cose e cerchi di portare avanti il tuo discorso. Il giornalismo ha bisogno, proprio anche per aiutare a entrare in dialogo con tutti i settori della cultura, di ritrovare una sua condizione militante, e lo dico con la consapevolezza che il discorso critico deve essere un discorso coerente in base alle cose che vogliamo fare e cose che vogliamo portare, e in questo momento mi sembra che, e mi ci metto in prima persona, tutti noi abbiamo questo problema di una sorta di inaridimento della situazione, e qui arrivano invece delle esperienze che partono autogestite o anche grazie appunto, ogni tanto qualche big donor c'è ancora e lo ringraziamo molto calorosamente perché rende tutto molto più facile, riviste come la defunta Prismo, che è stata un'esperienza culturale molto interessante, attiva dal 2014 al 2016 più o meno, che per primo in Italia ha portato nel dibattito temi di grandissima avanguardia, transumanesimo, accelerazionismo, dialogo attorno a
concetti sul perché, sostanzialmente, se noi intendiamo la cultura come unico strumento per iniziare a pensare al futuro, siamo in un momento in cui le narrative sono assolutamente avare del concetto stesso di futuro, e qui possiamo tirare fuori appunto le riflessioni di Simon Reynolds attorno alla retromania, cioè appunto la nostra abitudine a pensare con degli schemi consolidati, che si legano anche alle riflessioni più generali di Mark Fisher sul realismo capitalista e sulla hauntology, cioè ovvero la permanenza degli spettri dei futuri perduti che in qualche modo ti impediscono di pensare strutturalmente al futuro. Ecco, questa rivista era sostanzialmente una rivista pagata da un'agenzia di comunicazione che faceva business da altre parti e poi diversificava. Per c'è un'esperienza milanese, che è l'esperienza Che Fare, che appunto si occupa di attivismo civico, cerca di fare, e anche una parte di contenuti in cui appunto cerca di portare avanti un certo tipo appunto di discorso. Se no, appunto, ci sono quelle esperienze che nascono appunto in una condizione militante, che però non ti permettono di fare il passo successivo. Penso appunto Minima Moralia, che era nata in seno all'editore Minimum Fax, poi è diventato un soggetto autonomo, e lì è stato quella sorta di strumento della generazione TQ, ovvero il gruppo di scrittori attorno a Nicola La Gioia, Christian Raimo, attorno a cui si è cercato di portare avanti questo tipo di discorso. E recuperare appunto questa condizione è anche per mettersi a servizio di chi sostanzialmente cultura la fa, prova a farla e vuole portare avanti un discorso. Infatti ho trovato molto interessante la citazione sull'esperienza parigina, perché anche un discorso sugli spazi che si muovono fuori dall'ufficialità in realtà va fatta, e lì la politica ha diverse responsabilità. Io vengo da Torino, che appunto ha avuto un problema di sgomberi molto recenti, di appunto centri sociali, tra l'altro mai successo prima che i centri sociali a Torino appunto venissero sgomberati, perché appunto l'amministrazione di centrosinistra ha sempre cercato di dialogare con questi spazi proprio per riconoscere la capacità di generazione di futuro. Possiamo citare anche, con tutte le contraddizioni del caso, l'esperienza di Macao a Milano o il Teatro Valle a Roma. Insomma, e parlare di cultura in questo momento ha proprio bisogno di un ripensamento anche di queste pratiche a margine, perché noi effettivamente abbiamo bisogno di luoghi, abbiamo bisogno di luoghi di espressione, ma anche legislazioni che permettano di farlo senza problemi, perché appunto un conto è produrla, ci siamo un po' incartati sulla faccenda, è stata una leggerezza mia, ma appunto noi possiamo anche produrre tutta la cultura del mondo in modo appunto indipendente, a bassa fedeltà, è tutto molto bello, è veramente quello che diceva Giacomo nella sua dandomi la parola, la capacità di raggiungere quella tensione, quel conflitto che in realtà si sta albergando nella società, e che spesso la cultura, per così dire, canonica un po' tende a non volerlo vedere, più che altro perché sappiamo anche bene come in realtà un'altra grossa trasformazione degli ultimi 15 anni è stato un progressivo appiattimento della cultura dentro il reame dell'entertainment, che per sua natura non può essere progressista, e appunto la parola progresso, e qua appunto sono contento che sia stata uno degli spunti vivi dati da Massimiliano, sia il motore principale della cultura, se no in realtà non lo stai facendo. Quindi lo sforzo, che tu lo guardi dal punto di vista della quella che possiamo definire canonica, la cultura del margine, che ha il compito di creare quello scarto capace di far progredire il discorso stilistico, estetico, attorno ai concetti culturali, e poi in ultima istanza i giornali, i media, chi produce contenuti, chi può portare avanti un discorso critico, bisogna in qualche modo
diciamola brutta, remare dalla stessa parte, semplicemente perché appunto cultura vuol dire progresso, cultura vuol dire evoluzione, cultura vuol dire futuro, e se noi non ci mettiamo bene in testa che appunto in questo momento abbiamo bisogno di tutte e tre queste cose, sostanzialmente non andremo da nessuna parte, possiamo fare tutta la cultura che vogliamo, ma poi se nessuno l'ascolta è morta. Grazie. Direi un breve giro di repliche, partiamo dalla professoressa Dubin. Sì, no, soltanto mi viene in mente una battuta in risposta a quello che dicevi e un chiarimento, perché ho reagito un po' così quando hai detto non costa niente produrre. Un po' cinicamente, il confine fra la nicchia e l'oculo è labile, e questa è una cosa della quale purtroppo dobbiamo essere molto 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 consapevoli. E quindi quando ragioniamo su che cosa vuol dire la cultura del margine, in alcuni casi è la cultura della polvere, è qualcosa di talmente piccolo e che non ha condizioni di creare quell'inizio di relazione, a volte è invece qualcosa che sta sul bordo della legalità o dell'illegalità, sul bordo di forme organizzative nuove, innovative. Hai citato Che Fare, mi viene in mente l'esperienza del Cinemino per stare a Milano, cioè in realtà ci sono davvero tantissime, è un pochino questo che volevo dire quando dicevo la dimensione gestionale e la risposta alla domanda a quali condizioni può funzionare è qualcosa che davvero davvero è qualcosa sulla quale dobbiamo interrogarci. Tarantino. Io volevo replicare riprendendo una delle prime domande della professoressa Dubini. Come facciamo, chiedevi tu, cioè come facciamo in realtà a creare un dialogo virtuoso tra cultura e economia? Perché vorrei sgombrare un campo, e cioè il campo che la cultura può non essere un'economia, perché è un campo irrealistico. Certo. Quindi non c'è qualcuno che fa del denaro e che a fondo perduto dà del denaro a qualcun altro che fa cultura. Non esiste questa cosa, cioè proprio non. Mentre c'è, e qui vengo alla risposta a quello che ha chiesto la professoressa Dubini, c'è un drammatico problema di competenze. Drammatico, perché in Italia la cultura, poi noi non lo diciamo perché diciamo siamo dentro e vogliamo essere costruttivi, ma è da decenni in una situazione drammatica, non solo perché dagli anni 70 agli anni 80 agli anni 90 da un punto di vista pubblico non c'è stato un investimento prospettico nei confronti della cultura, e non soprattutto c'è stato un investimento poroso tra cultura, formazione ed economia. Cioè in questo paese queste tre cose non sono assolutamente andate di pari passo. Poi, da non so, gli anni 90-2000 fino ad oggi, se c'è stato un po' di dinamismo, c'è stato perché la sacralità della cultura pubblica è stata, diciamo, forzatamente costretta per ragioni economiche a interrelarsi con il privato. E laddove questo dialogo è accaduto con successo, c'è stata la capacità dell'istanza pubblica di tenere testa alla competenza privata, ma di farsi ibridare anche da quella competenza. E quindi oggi ci sono moltissime situazioni, purtroppo non troppe, ma alcune situazioni in cui c'è un metodo privatistico, quindi, come dice giustamente la professoressa Dubini, gestionale, di gestire anche la cosa pubblica. Cioè, penso a Brera, penso a molti musei pubblici, penso alla riedizione dei poli museali, ma penso anche a molti musei e anche a molte realtà produttive che
accettano di non marginalizzare troppo per costruire degli ecosistemi di cultura che sono quelli a cui facevo riferimento prima. Ma vengo a chiudere. Noi ci occupiamo di ecosistemi oggi, cioè ecosistemi della cultura. Io sono partito dal concetto di ecosistema della cultura, ma vengo alla risposta. Ho detto competenze e poi la parola magica, lavoro. Oggi, soprattutto i più giovani, non possono fare resistenza e immaginare che esista un mondo diverso da quello che c'è. Il mondo che c'è è questo, ed è un mondo in cui chi vuole lavorare nel mondo della cultura deve essere lui o lei un ecosistema della cultura. E cioè non l'esperto di letteratura, o non solo ovviamente, deve essere esperto di letteratura, o di storia dell'arte, o di sociologia, o di antropologia, ma serve nella società di oggi unire a questo competenze economiche, quindi saper leggere un bilancio, competenze di marketing, soprattutto marketing relazionale, cioè produrre il prodotto di cultura perché finisca nelle tasche, negli occhi, nelle orecchie di qualcuno, una competenza antropologica, cioè conoscere qual è il consumatore a cui tu ti rivolgi, qual è l'homo sapiens contemporaneo, capire il territorio e quindi quello che chiamano marketing territoriale, cioè capire qual è il territorio su cui tu agisci, e unendo una tua competenza hard che tu possa averla studiata o possa rappresentare la tua passione a competenze economiche, competenze antropologiche, competenze di marketing sia no tecnico sia relazionali, tu puoi ambire ad avere uno stipendio, perché comunque il denaro, come insegna la psicanalisi, è uno discrimine straordinario, per cui se qualcuno ti dà dei soldi significa che tu li vali. Io faccio notare, ho cominciato da giornalista, quando avevo 18 anni mi pagavano 15.000 lire a pezzo, sono poche, cioè non è che ci campi, però poi mi sono anche inventato dei mestieri, nel corso di 22 anni di lavoro io mi sono inventato tantissimi mestieri della cultura. Voglio terminare dicendo che oltre a quegli aspetti tecnici che oggi constano dell'ecosistema individuale della cultura, che è l'operatore che si mette sul mercato, come hai descritto tu nel momento in cui dici sono, perché tu sei invece un operatore della cultura, trovo che vada aggiunta una componente fondamentale che è l'irrequietezza. Cioè oggi il livello empatico, Alessandro Baricco potrebbe dire di storytelling, io dico di rilevanza, e lo dico perché mi deriva da Carlo Feltrinelli, che tiene molto al concetto di rilevanza, deriva da una irrequietezza mediata, moderata, organizzata, gestita, che rende quel prodotto, appunto, un prodotto che si innesta, grazie alle sue qualità e grazie a tutte le componenti che ho provato a descrivere, nel mercato della cultura. Se noi non facciamo resistenza al concetto stesso di mercato della cultura, secondo me la cultura in questo paese ha un destino crescente, quindi ha un destino, diciamo, roseo. Se invece c'è conflittualità e, diciamo, c'è un mondo ideale in cui gli operatori della cultura ambiscono ad inserirsi, io temo che non ce la facciamo. Ma sono positivo. No, militanti. Militanti e irrequieti. No, ma io non ho moltissimo da aggiungere, nel senso che mi sono ritrovata molto in quello che adesso, cioè mi piace dirlo, non, però mi sono ritrovata ancora una volta a dire, perché sarebbe più carino se uno dicesse di essere contrario rispetto a qualcosa. Dico solo una piccola testimonianza in più: quando siamo in giro a fare le formazioni con i giovani di Culturability, ci rendiamo conto, lo dico a conferma di quello che diceva, che spesso anche quando c'è un mix di competenze, la parte che forse manca di più è la capacità di costruire la domanda, e in questo modo riprendo anche un po' quello che diceva lui, cioè ci stiamo focalizzando molto sulla proposizione dell'offerta, ma in questo paese c'è un gran bisogno di costruire la domanda, che parta dall'educazione alla cultura dei bambini e alla sensibilizzazione delle varie generazioni nei vari percorsi, perché altrimenti rischiamo, perché altrimenti il modello economico non sta, nel senso che se qualcuno non compra,
Tu puoi offrire anche la cosa più bella del mondo, ma se ti rivolgi a una nicchia, o la nicchia è veramente alto spendente, e allora può permettersi determinate cose, però rischiamo di accrescere quella disuguaglianza sotto tutti i punti di vista che sta affliggendo il nostro paese, oppure sei destinato a avere breve durata. Allora, aggiungo solo una cosa velocissima, che appunto sono d'accordo appunto con tutto quello che è stato detto, non vorrei aver creato un fraintendimento sul fatto che sono convinto che la cultura sia un mercato, debba essere fatta per arrivare al più ampio pubblico possibile, e sono d'accordo che il margine spesso si tratta, diventa polvere, e appunto io che ho iniziato come giornalista musicale appunto mi incazzavo con i miei amici che si compiacevano della loro microdimensione, che alla fine è solo un'enorme consolazione, come dicevi tu prima. L'irrequietezza è dell'operatore culturale a più livelli, da chi produce a chi facilita a chi fa, perché se no restiamo dentro la consolazione, e credo che il grande nemico della cultura di questo paese sia questo eterno bisogno di consolazione che noi dobbiamo sconfiggere con appunto produzione, competenze, non avere paura dei soldi, perché sostanzialmente è quello, cioè abbiamo tutto lo storico problema della sinistra, che è un problema con i soldi, e soprattutto della produzione, perché tra l'altro diciamolo anche, è stupido dire i musei producono l'1,6 di PIL, ma la reazione dovrebbe essere così poco, cioè nel senso, quindi, tra l'altro. Bene, grazie a tutti, grazie ai relatori che sono intervenuti, grazie a tutti voi che avete ascoltato, e vi invito a rimanere al prossimo panel che inizierà immediatamente, il discorso del Papa Francesco e la sfera pubblica, e la chiamo subito Eleonora Desiata, che modererà il prossimo panel. Grazie.
quando facevamo un po' di ricerche per mettere su questo panel. No, ho scoperto quando facevamo le ricerche per mettere su questo panel che lei è parte attivissima del Poggesti, sì. Che era una cosa che non avevo subito registrato. Che lo conosce? Sì, lo sto cominciando a frequentare adesso, sto facendo lieve. Ah. E dicevo che io vengo da un Poggeschi precedente a questo. Sì. Peraltro Padre Fabrizio mi ha detto che la conosce, Padre Fabrizio Valletti, perché gli ho raccontato e Padre Fabrizio è stato il fondatore del Poggeschi. Dalle prime persecuzioni di Fabrizio, poi sono, perché ha avuto varie ondate di persecuzione. Era qui oggi, ma era di passaggio, non gli ho detto, tanti devo andare, ma lo conosco, figurati. Quindi era un Poggeschi un po' diverso. No, immagino, ma magari dopo sentite un po', facendo dei chiacchiere. Perché i gesuiti sono la cosa più diversa che ci possa essere al mondo. Immagino. Allora, mi sentite tutti bene? Anche là in fondo? Perfetto. Ma adesso siamo rimasti un pochino meno, ma direi che possiamo anche pensare di cominciare, di modo che, insomma, anche i nostri relatori abbiano modo di sviscerare gli argomenti di questo panel nel modo migliore possibile. Allora, intanto grazie ai temerari che sono rimasti fino a quest'ora. E il panel che vi andiamo a introdurre, che vi vado a introdurre, ha, come forse sapete, il titolo Il discorso del Papa Francesco e la sfera pubblica. Io mi presento, sono Eleonora Desiata, sono una redattrice di Pandora Rivista, e oggi ho il compito di coordinare un pochino questo dibattito. Alla mia destra vedete due dei tre relatori che erano previsti per questo panel, perché purtroppo Marco Ansaldo, quindi il giornalista di Repubblica che doveva essere presente con noi, ha avuto, come alcuni di voi immagineranno, in virtù della situazione che si è andata purtroppo a creare in Turchia, è stato mandato per ragioni di servizio a occuparsi degli eventi che purtroppo stanno interessando quell'area, e quindi oggi non può essere qui con noi. Ma abbiamo due relatori di altrettanto spessore. Alla mia destra ci sono Alberto Melloni, che è storico e ordinario di storia del cristianesimo all'Università di Modena e Reggio Emilia, è titolare della cattedra UNESCO sul pluralismo religioso e la pace presso l'Università di Bologna ed è segretario della Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII. Ancora un pochettino più a destra, Paola Piazzi, architetto che per molti anni si è impegnata in diverse realtà, tra cui a Gesci, e oggi presiede il Jesuit Social Network, che è una realtà molto interessante, è una rete nazionale che dal 2004 riunisce numerose realtà associative, mi pare una quarantina di realtà impegnate nel sociale, presenti un po' in tutte le regioni d'Italia, credo in 16 regioni, e che con tantissimi volontari, anche con una platea di destinatari molto ampia, si rivolge in modo particolare all'accompagnamento delle persone in situazioni di disagio sociale. Allora, quando abbiamo pensato di introdurre questo panel nel programma del Festival, lo abbiamo fatto sostanzialmente con l'interesse di indagare il discorso di Papa Francesco, il discorso pubblico di Papa Francesco, e di trarre da questa analisi degli spunti di riflessione anche sul suo pontificato, in maniera più, quindi andando un po' più a focalizzarci sui contenuti, quindi partendo dalle forme per poi passare ai contenuti. Le dimensioni, diciamo, che nel nostro intento volevamo affrontare quando abbiamo appunto pensato questo panel erano, da un lato, il discorso del Papa più stricto senso, quindi in particolare il suo rapporto coi media anche rispetto ai pontefici che l'hanno preceduto, quindi abbiamo visto tutti al momento dell'insediamento del Papa il famosissimo buonasera, nel momento in cui si affaccia per la prima volta al popolo dei fedeli. Ecco, questo è solo un caso particolarmente mediatizzato, particolarmente emblematico, ma sicuramente è un pontefice sul cui discorso, sul cui stile comunicativo si parla molto, si discute molto. E al tempo stesso, chiaramente,
Quindi da una parte un focus più sul discorso, sulle forme della comunicazione, anche per certi versi della Chiesa di Francesco, quindi anche della stampa cattolica, per esempio, dei media cattolici, ma partendo da questo dato di analisi più formale, focalizzarci anche come questo discorso rifletta un certo tipo di concezione del pontificato. E, allora, in questo senso io sarei partita chiedendo magari a Marco Ansaldo, che purtroppo, come dicevo, non è presente, di farci tracciarci un po' un quadro anche sia del rapporto con i media, ma anche del rapporto con i temi geopolitici, che credo siano particolarmente interessanti in questo aspetto. Ovviamente, se i nostri relatori presenti hanno voglia di allargarsi e fare qualche riflessione anche su questo, sono più che benvenuti. Dopodiché io partirei da un'altra riflessione, cioè da un lato appunto Francesco e il mondo, ma dall'altro anche Francesco e l'Italia, Francesco e il rapporto con la politica e con i temi politici e sociali, che spesso nel dibattito pubblico diventano temi di particolare sensibilità. Quindi io partirei facendo una domanda al professor Melloni, quindi se insomma ci racconta un po' come è cambiato il rapporto del Papa con i media, qual è il rapporto di Papa Francesco con i media rispetto ai pontefici che lo hanno preceduto, da un lato, e dall'altro chiaramente questo che cosa ci dice del pontificato di Francesco, che cosa riflette del pontificato di Francesco. Faccio una piccolissima premessa e poi lascio davvero spazio ai nostri relatori. Credo che sia importante e interessante per noi in questa sede provare a fare anche un po' di chiarezza, perché adesso al netto di in questi giorni c'è stata un po' la polemica secondo cui Scalfari avrebbe riportato in maniera non fedele alle dichiarazioni del Papa alcune riflessioni, eccetera. Però questo è un caso sicuramente limite. Quello che sicuramente c'è è che diciamo i resoconti mediatici, giornalistici delle parole del Papa, delle dichiarazioni del Papa, molto spesso si prestano più o meno in buona fede a una serie di mistificazioni, per cui per esempio su alcuni temi sui quali Francesco fa delle dichiarazioni del tutto in linea con quella che è stata la dottrina della Chiesa negli ultimi anni, viene percepito, interpretato dai media e quindi di riflesso anche spesso dall'opinione pubblica come per esempio su alcuni temi etici particolarmente progressista o particolarmente radicale, o come un Papa che si discosta dalla dottrina quando non necessariamente questo è accaduto. Ecco, e allora secondo me il dato interessante è capire, ma Francesco che cos'ha di diverso? Ha uno stile diverso? Parla di argomenti che magari non venivano trattati in maniera così esplicita in precedenza? Cioè qual è il dato diverso che a noi fa capire alcune cose e che cosa c'è di vero? Ecco, questa è un po' la prima domanda che vorrei rivolgere al professor Melloni. Ma dunque, oggi l'11 ottobre è una giornata non banale, è l'anniversario dell'apertura del Concilio Vaticano II, è la festa di San Giovanni XXIII ed è anche il compleanno dell'arcivescovo di Bologna, perché quando uno c'ha la mira c'entra le date in anticipo nelle cose. E lo ricordo perché Francesco ha alcune caratteristiche che vengono attribuite che non c'entrano quasi niente con lui, alcune cose che non gli vengono riconosciute che c'entrano molto con quello che lui è. Allora, tutto quello che si dice di Francesco e i media più o meno è già stato detto da quando alla fine dell'Ottocento Papa Leone XIII fece la prima intervista di un Papa alle Figaro e fece la prima ripresa televisiva fatta dai fratelli Lumiere in persona, che lo faceva vedere camminare col bastoncino, sembrava Charlot, perché fosse chiaro a tutti i fedeli del mondo che il Papa non era scimunito. Quindi quando la trisnonda di Ronald Reagan aveva 11 anni, il Papa era già un fenomeno mediatico e si è goduto questo, fatto dagli italiani, grazie agli italiani, si è goduto questi 110 anni di vantaggio di un esercizio di un potere che non è più fatto di hard power,
di eserciti, di militari, di polizia e cose così, ma è fatto di un'altra cosa, è fatto di quella cosa che possiamo anche chiamare comunicazione. Per cui che il Papa è mediatico, che il Papa, questo è stato detto di tutti quanti. L'unico sincero è stato Don Giuseppe De Luca, quando negli anni 50 definì Pio XII un bassorilievo a Siro. Poi per il resto tutto, come dire, il meccanismo della simpatia adulatrice ha fatto dire più o meno le stesse cose di tutti, e grazie a Dio ci sono i repertori dei comici, da Benigni che passa sotto la finestra dell'appartamento facendo voi ti laccio, forse vi ricordate, giù fino a Crozza, che hanno a Lirono Schese che faceva Paolo VI. C'è tutta una satira papista che fa vedere come questo problema dei media sia un problema tutto sommato marginale. Il problema centrale è un problema che riguarda i contenuti, e su questo invece ci sono delle cose. Città del Vaticano II, perché c'è una trappola linguistica che si regge grazie al gigantesco analfabetismo religioso che affligge questo paese, analfabetismo prodotto in gran parte dal cattolicesimo e in parte invece di altra matrice, che non capisce quasi niente delle cose di cui parla. Allora pago la pizza a chi non ha mai sentito in questi anni di pontificato la distinzione dottrina pastorale. Si dice il Papa non tocca mica la dottrina, per l'amor di Dio, assolutamente, la dottrina è sempre quella lì. Il Papa giusta, accomoda, sistema. È un po' come, scusate, sono asmatico e parlo piano. E il Papa giusta, sistema un po' di cose, ma la dottrina mica si tocca. Allora, il discorso di apertura del Vaticano II, l'11 di ottobre 62, di Giovanni XXIII, è un discorso capitale, perché rovescia quella convinzione lì, che per esempio era quella che si esprimeva molte volte nel pontificato di Ratzinger. La dottrina è una specie di sistema speculativo immobile, come l'edizione dell'Opera Omnia di Lenin dell'Unione Sovietica, e poi si devono fare anche un po' di altre cose, lì ci si aggiusta. La forza del pontificato di Papa Giovanni, la forza del Vaticano II, è quello di dire che un annuncio del Vangelo che non è coerente col Vangelo non è il Vangelo. Voi direte, facile, mica tanto. In questa città si faceva da mangiare nel modo in cui sapete, e anche di recente è stato evocato il modo di fare da mangiare qua, perché era una cucina che serviva per scopi antisemiti, per riconoscere gli ebrei convertiti che in realtà non si erano convertiti, e in realtà mangiare una cotoletta alla bolognese, che è il controllo della kasherut, perché c'è la carne, il maiale e il formaggio, lo beccavi di sicuro, e il tortellino è, come dire, è l'antisemitismo miniaturizzato a tavola. Come cosa, per stare del sicuro c'è anche l'uovo, la noce moscata, qualsiasi cosa ci possa andare dentro va bene. Rovesciare quella cosa lì e dire che un annuncio della verità cristiana che non sia cristiano non è cristiano è una questione che è talmente difficile da capire che è una delle cose più centrali del concilio e più indigerite del concilio, perché ancora oggi, appunto, quando si vuole fare un complimento al Papa si dice che non tocca la dottrina. Ma la dottrina cos'è? Non è mica un patrimonio di formule magiche, è il tentativo di far sì che il Vangelo suoni come Vangelo nel tempo e che la gente che lo ascolta lo senta come se fosse il Vangelo, che non vuol dire che si devono convertire, siate il sale della terra, non vuol dire trasformare il mondo in una saliera, vuol semplicemente dire che chi ascolta il Vangelo, parlato con il Vangelo, riconosce che è il Vangelo. E questa è la caratteristica personale di Jorge Mario Bergoglio. Non c'entra con la sua carica, non c'entra con la sua funzione, c'entra con la sua persona. E richiede, per essere fatto, una dose di credibilità che non è data a tutti. Voi potete immaginare di fare la prova di mettere chi vi pare su una Ford Fiesta e mandarlo al Quirinale, come fece lui nel 13 con Giorgio Napolitano. Chiunque altro sarebbe ridicolo. Riconterebbe i nostri patetici ministri, qualcuno anche dalle nostre parti, che si facevano prestare la panda dalla colf per andare al giuramento. No, perché così si nota che vai al giuramento in panda, che erano cose patetiche e ridicole. Per esercitare un'autenticità bisogna essere autentici, e Francesca ha questa caratteristica qua della sua autenticità. Questa autenticità ha un valore geopolitico gigantesco.
talmente gigantesco che c'è stato un partito politico e un leader politico in questo paese che è diventato il punto di congiunzione di un grande interesse internazionale a cercare di creare delle difficoltà al papato di Bergoglio. Salvini non ha cercato il voto cattolico di destra, che c'è, perché se volete guardate l'atlante elettorale di Maria Serena Pieretti, che è un bellissimo atlante di tutte le elezioni messe in fila, e più o meno vi renderete conto che l'idea di dove va il voto cattolico è un non senso, è come sapere dove va il voto dei calvi, più o meno va dove vanno gli altri voti, perché non è che i calvi votano perché sono calvi, votano come gli altri. Per cui se sono calvi ricchi, urbani, acculturati, se sono calvi meno ricchi, evasori fiscali, se sono calvi che fanno affari con la mafia, ricercatori di denaro sporco, ciascuno farà le sue scelte in base ad altre cose. La calvizie c'entra fino a un certo punto. Adesso so che state pensando a Berlusconi, ma non pensavo a lui. Il voto cattolico è così, è come quello dei calvi, è distribuito. Se un partito cresce, il voto cattolico, quel partito cresce. Se un partito cala, il voto cattolico, il partito cala. Poi ci sono dei delta di differenza che in sistemi molto bipolari possono avere un peso maggiore che in sistemi molto proporzionali, ma non sono la cosa che cambia. Quello che Salvini ha tentato di fare in Italia non è stato andare a cercare il voto cattolico leghista, che c'è, come è ovvio che ci debba essere. Su dal 25% dei voti avrà anche il 25% del voto cattolico, voto più, voto meno. Poi se prendete un sociologo politico mi uccide perché dico queste cose, perché lui mi dice che lo 0,4 merita 10 anni di studio. Però più o meno è quella roba lì. Salvini non è andato a cercare quello, Salvini è andato a cercare un pezzo di Chiesa. È andato a cercare di prendersi un pezzo della Chiesa e di prendere un pezzo della Chiesa e di usarlo contro Francesco, cercando di giocare questa cosa come una carta di credibilità sua sul piano internazionale. Il rapporto con Banno non è stato affatto un rapporto occasionale e dal mio punto di vista non è per nulla occasionale che 55 giorni dopo l'articolo di un'importante rivista del conservatorismo cattolico americano intitolata Il crociato fallito con la foto di Bannon e il salvinismo abbia incominciato a mostrare segni di crepa, perché se non serviva a fare quella cosa lì non serviva più tanto, era meno utile di come sarebbe stato in precedenza. E il suo rapporto con, dall'altra parte, con Alexander Ivanovich Dugin, teologo dell'ultrasovranismo ortodosso russo, anche quello va dentro questo contenuto con una logica scismatica. La Chiesa russa e il Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli sono in questo momento in stato di scisma, non si prega più gli uni per gli altri né i dittici, con delle conseguenze che sono molto particolari. Allora Francesco è un uomo che sta dentro questo scenario con la sua autenticità cristiana, che rappresenta un challenge molto forte, una sfida molto forte per tutti. Perché quando il Papa sull'aereo dice che chi fa muri non è cristiano, non dice una cosa qualsiasi. Se l'avesse detto di Emmanuel Macron, Macron avrebbe ringraziato, l'avrebbe considerato un complimento, un certificato di laicità firmato Papa. Ma dirle al Presidente degli Stati Uniti che chi fa muri non è cristiano vuol dire toccare un caposaldo della religione civile degli Stati Uniti. E vuol dire aprire un conflitto fra la Santa Sede e gli Stati Uniti che non c'è stato mai dalla guerra ispano-cubana del XIX secolo e che prima non esisteva per altri motivi. Perché Francesco lo può fare? Perché alcune caratteristiche. Francesco non è solo il primo gesuita, il primo con una sorella divorziata, il primo che ha fatto la psicanalisi, il primo che ha letto più letteratura che teologia, il primo che ha bevuto il mate e tutto il primo di quelle cose lì. È anche il primo che non è stato liberato in Normandia, che non ha nel suo background, come dire, nella sua memoria viva, il fatto di un debito con gli Stati Uniti. Per gli Stati Uniti sono la dottrina Kissinger e i colpi di Stato militare dal 64 al 78. Mentre invece per gli Stati Uniti sono anche quella cosa lì, che noi risolviamo a suon di intillimani,
però sono anche quelli che hanno portato via il regime fascista e il nazismo. Allora, quest'uomo che viene dal sud del mondo, unico leader di questo pianeta con dei poteri effettivi che venga dal sud del mondo, non che fa il segretario dell'ONU o il direttore dell'UNESCO, ma con dei poteri effettivi, unico dal sud del mondo, ha una prospettiva che è completamente diversa rispetto a questo. E si porta dietro una prospettiva che è quella di un uomo d'America Latina, America Latina nella quale la marxismofobia voitiliana, ratzingeriana, pensava che esistesse la teologia della liberazione, e dove invece un po' di buon senso avrebbe aiutato a vedere che c'erano molte teologie della liberazione che si ponevano il problema di riuscire a dare soggettività al povero. Soggettività al povero. Quindi di uscire da quello che era stato il grande mito dell'Ottocento cattolico, cioè inventare una dottrina sociale che potesse concorrere sul piano delle ideologie col liberalismo e con il socialismo, ma porsi da un punto di vista e in un certo senso non occuparsi troppo delle soluzioni. Il Papa che per il primo viaggio che fa lo fa a Lampedusa, il Papa che fa l'incontro ecumenico a Lesbos, che fa questo tipo di gesti qui, non è uno che cerca visibilità mediatica, anche se ovviamente gliene porta parecchia, ma è uno che segue il filo di un suo discorso in cui la centralità del povero è una cosa parlante. E la centralità del povero che è parlante è una cosa alla quale il cristianesimo d'Europa non è abituato e il cristianesimo d'Italia non è abituato. Perché noi siamo abituati al fatto che c'è un sistema in cui bisogna garantire il potere. Poi ho sentito delle cose sul mercato e sulla cultura che mi hanno fatto fare il segno della croce. Non è solo questione di dire che c'è una zona in cui si fanno quelle cose lì, poi ci sono i preti che si occupano dei danni collaterali. C'è un collateralismo politico con le organizzazioni criminali e poi c'è Don Ciotti che fa Libera. Dato che il valore morale di Don Ciotti è immenso e il valore morale dell'altra roba è bassissimo, pari 0-0. Si pareggia il conto. Qualcuno si occupa di fare il capitalismo selvaggio, con un mercato del lavoro devastato e così via, e poi ci sono i preti che si occupano delle cose. Qualcuno fa la Bossi Fini e poi ci sono i parroci che mettono i migranti in chiesa. E va tutto bene. E va tutto bene. La cosa in cui Francesco sbilancia è quello che pretende che questa centralità del povero sia parlante, sia risolutiva, sia decisiva. Per cui, se si deve fare un sinodo come quello adesso, il sinodo amazzonico, si fa un sinodo della Panamazzonia, che è un posto dove c'è la pioggia, le foreste e della povera gente. E si mette l'esigenza della povera gente dentro, in maniera spettacolare, coreografica, tutto quello che volete, però cambia la prospettiva delle cose. Questo naturalmente ha delle conseguenze, finisco di dire questo e poi mi taccio, ha delle conseguenze perché nel guardare al contesto europeo e al contesto italiano, Francesco usa il binocolo al rovescio, per cui quello che gli è vicino lo vede lontanissimo, lo vede lontanissimo. Il suo modo di interloquire con la cultura e la società europea è un modo molto distante, molto lontano, in cui solo ogni tanto e solo quando c'è qualcosa di teologicamente denso da dire si impegna. Se leggete il discorso del Papa al Parlamento europeo di Strasburgo, è un discorso di una aridità deludente, frullato di banalità europee, con un po' di qualche zuccherino delle citazioni altrui, niente, assolutamente niente. Il classico discorsetto europeista boring.eu, quello lì. Poi, dopo essere andato a Lesbos, dopo che è cominciata la crisi dei migranti in Europa, ha fatto un discorso ricevendo il premio Carlo Magno, la cosa più compromettente che ci possa essere, E facendo quel discorso ha preso tutto il vecchio registro delle radici cristiane dell'Europa di età voitiliana e l'ha cestinato.
ha detto che l'Europa c'ha tante radici. Amen. Il problema dei cristiani non è quello di andare a cercare la loro radice e di dire pianta, pianta delle mie brame, chi è la più radice del reame, ma che il compito che hanno le chiese è annaffiare tutte le radici con l'acqua del Vangelo, se ce l'hanno bene, se no niente. E questo, capite, che cambia drasticamente la prospettiva, e la cambia talmente tanto che i vescovi europei non sanno cosa farne. Cardinal Bagnas, che è stato presidente dei vescovi europei per un bel po', non gli veniva in mente niente. Poi è arrivato il vescovo del Lussemburgo, Ulrich, a fare il presidente dei vescovi europei, e quest'estate ha posto il problema del ritorno agli anni 30. Del fatto che sovranismo, suprematismo e così via rievocano i grandi mostri degli anni 30, e anche l'altra sera ad Halle, della sera di Yom Kippur, li abbiamo visti. E quando avete tempo, andate a cercare su YouTube Prucnik Judas. Prucnik è scritto P-R-U-C-H-N-I-K. È un paesino della Polonia dove questa primavera, per il Venerdì Santo, il parroco ha fatto ammazzare a bastonate i bambini il fattoccio del rabbino. Ci sono i bambini che lo bastonano e poi alla fine lo bruciano. In parrocchia, eh? In parrocchia, cioè non un neonazista in un covo di Forza Nuova, in parrocchia, in parrocchia. Noi come fondazione abbiamo fatto con la comunità ebraica una cosa sui suprematismi il 17 di maggio a Roma, l'abbiamo fatta qui a giugno, abbiamo fatto vedere queste cose, abbiamo inventato un titolo carino, si chiamava Odio Tossico. E Ulrich è stato quello che ha raccolto quell'idea lì e ha detto in una grande intervista a Civiltà Cattolica, che trovate anche online, quella questione del ritorno agli anni 30, che il Papa ha ridetto questa estate, entrando naturalmente a piedi pari della politica europea, con un discorso così. Con un discorso che naturalmente la mia categoria, temo anche la sua, andrebbe mandato in esilio per questo, perché quando qualcuno dice questo c'è sempre uno storico che alza il ditino e dice no, il fenomeno del fascismo non è storicamente assimilabile a quello che noi vediamo oggi. Questo crea una grande confusione culturale, perché il fascismo in sé è dipeso da circostanze storico-politiche specifiche che tutte le volte che vengono attenuate non vanno a... Io mi sono molto divertito questa primavera perché ne ho parlato con Charles Meyer, che è il più grande storico della categoria, e gli ho detto ma tu cosa diresti su questo? Alla fine abbiamo discusso un po', abbiamo inventato la famosa metafora del sisma, famosa solo per noi due, quindi adesso siamo 15 in più, già una grande crescita dal punto di vista quantitativo. Un terremoto assomiglia all'altro? No, eccetto se sei sotto le macerie. Se sei sopra e vedi i terremoti da lontano, è chiaro che il terremoto di Kobe è molto diverso dal terremoto del Belice, il terremoto del Friuli, non c'è niente al terremoto di Antalya. Però se sei sotto le macerie, la differenza fra i terremoti ti tocca molto poco, eh? Non è che tu dici, vabbè, vorrei mettere, è tutto un altro terremoto il mio. No, perché il problema non è la descrizione della cosa, ma gli effetti che produce. E gli effetti che produce sono quelli, non ce ne sono degli altri. Questo atteggiamento verso l'Europa che c'è è diventato anche una questione che riguardava l'Italia, perché Francesco è stato eletto sul più fantastico, formidabile e fortunato equivoco della storia della Chiesa degli ultimi 200 anni, perché lui è stato eletto sul postulato anti-italiano. Nel grande disordine del 2011-2012, inizio 2013, la maggior parte del collegio cardinalizio si è convinta che fosse colpa degli italiani. Il Papa era tedesco, il segretario di Stato era italiano ma salesiano, il prefetto della dottrina della fede era tedesco, i vescovi erano un... con la relazione dei vescovi c'era un canadese, per cui era una responsabilità italiana tutto sommato abbastanza circoscritta in quel pateracchio di cose che c'erano, con le carte rubate, uno che le vendeva, quell'altro che faceva delle cose oggettivamente non tanto frequenti. Negli ultimi 500 anni era solo la seconda volta che si vedeva un caos strutturale, sistemico di questa portata. Però al conclave tutti hanno detto sono gli italiani che hanno fatto sto casino, niente italiani.
E quindi Bergoglio esce da questo conclave qua. E lui un po' quest'idea che gli italiani hanno un sacco di colpe, ce l'ha, eh? Ce l'ha. Non si fida della politica italiana, non si fida dei vescovi italiani, ha lasciato le grandi cattedre episcopali d'Italia senza porpora. Qualche vescovo può stare più simpatico, qualche vescovo meno simpatico, ma Venezia senza porpora, Milano senza porpora, Palermo senza porpora, Torino senza porpora. Bologna l'ha avuta perché alla fine il Papa ha capito che se a Bologna non c'è un cardinale è come se a Roma non c'è il Papa, questa è una città papalina, se manchi il rosso manca tutto, e poi per cui ha fatto Don Matteo cardinale, ma è la prima sede cardinalizia che viene coperta, perché le altre, Agrigento, L'Aquila, perfino Perugia, Ancona, sono state cercate, andando a cercare delle persone proprio per mostrare una specie di distanza rispetto all'istituzione. E questo però pone un bel problema, perché il cristianesimo italiano, che fa così fatica a capire il cristianesimo di Francesco, si trova oggi in una condizione in cui non riceve dal Papa del supporto, e in questo modo diventa anche molto difficile fornire qualche cosa alla società. Agli studenti miei più negligenti io insegno un corso di relazioni Stato-Chiesa in cui dico: basta che impariate tre cose. Il papato e l'Italia non si sono quasi mai serviti, tranne tre volte. Una volta è stato l'8 settembre del 43, quando, anziché scappare come hanno fatto i Savoia, i ministri, i militari, il Papa è rimasto a Roma. Non è servito a un granché, non ha avuto, però ha tenuto insieme quella che era l'unità statuale. La seconda volta è stata fra il marzo e il maggio del 1978. Quando, con Moro rapito e Moro morto, Paolo VI si carica di quel delitto, del più grande delitto politico della storia occidentale, e se lo carica lui e muore di quel delitto. Paolo VI muore poche settimane dopo Moro per questo. La terza volta in cui il Papa è servito è quella che deve arrivare. E quelli in cui... nelle crisi drammatiche di questo paese c'è sempre la sensazione che possa esserci un'arma estremo, un ricorso estremo, che questa volta, la prossima volta, non sarà il Papa in persona, un po' razza che ci ha parlato con Monti ma non serviva, e non sarà un ricorso alla cosa individuale, ma sarà la capacità della Chiesa Cattolica Italiana di offrire al paese il senso della propria comunione. Il cattolicesimo italiano, di cui i sociologi dicono minoranza, minoranza, i vescovi dicono minoranza, minoranza, tutti dicono minoranza, minoranza e così via, ricordo a tutti che porta le domeniche normali, domenica scorsa, ha portato a messa 7 milioni di persone, che se le misurate in fattore SC, Sergio Cofferati, gli articolo 18, vuol dire che i preti italiani portano a messa ogni domenica due cofferati, due volte i cofferati dell'articolo 18. Sono pochi, sono pochissimi, per l'amor di Dio. Parecchi sono vecchi, tanti sono bambini. Come si dice a Bologna, caccia via, caccia via. E sono l'unica cosa che è, grosso modo, non dico uguale, ma omogenea, dall'Appennino Calabro alla provincia grande di Cuneo, dal Friuli fino a Trapani. E quindi rappresentano un elemento di coesione potente, non perché era una finzione, possono rappresentare l'unità politica dei cattolici che non c'era neanche quando c'era la DC, non perché possa rappresentare un bacino di voti ai quali si strizza l'occhiolino o dicendo due frasine stupide vanesie sull'interruzione di gravidanza o dicendo due frasine altrettanto vanesie sui migranti, ma rappresentano una riserva del paese, se rappresentano una delle poche entità di vasta portata in grado di farsi carico della lacerazione del paese, della spaccatura del paese, non di fare da antidolorifico rispetto ai mali sociali prodotti da politiche sbagliate, ma di fare al contrario da produttore di qualche cosa. È molto difficile perché, e finisco, così dopo non parlo più, ho finito e trovo dell'acqua,
È molto difficile perché il cattolicesimo italiano ha avuto un ruolo importante nella storia del paese grazie a quello che è accaduto negli anni 30. Negli anni 30 la cultura cattolica immaginava di dover ereditare dal fascismo uno stato autoritario di tipo confessionale, che il fascismo avrebbe ceduto prima o poi il posto a un franchismo cattolico, si chiamava il nazionalcattolicismo. Lo credevano in tanti. Uno che lo credeva era il padre Gemelli, il fondatore della Cattolica, che era un sincero fascista, un robusto antisemita, su questo non ci piove, però era uno che pensava che per ereditare lo Stato bisognava formare persone che avessero una struttura di coscienza molto limpida e una competenza molto forte. Risultato finale, quando il fascismo è caduto, i suoi allievi, preparati per fare quella roba lì, erano Dossetti, Lazzati, Moro, La Pira, Fanfani, e hanno fatto l'Italia Democratica. E la Cattolica di Gemelli è quella che ha fatto la classe dirigente dell'Italia da Lazzati a Romano Prodi incluso. La Cattolica espugnata da CL nell'83 con l'idea che ci voleva la presenza e non la mediazione, ha laureato Lupi e Alfano. E voi percepite la differenza di statura di statisti, con tutto il rispetto per Maurizio Lupi e per Angelino Alfano, per l'amor di Dio. E, però capite bene che non neanche volendo potevano essere né Fanfani né Moro. Quella cosa che è capitata nella Cattolica è capitata più in generale nel contesto italiano ed è capitata, non a caso sono gli stessi anni, sotto la presidenza della CEI del cardinale Ruini, che ha immaginato che la cosa più utile fosse quella di mettere tutti in fila e uno che parlava. Il Family Day è stato l'apoteosi di questa cosa. Schierare tutti i movimenti cattolici, tutti, non ce n'è uno che abbia detto io no. Tutti schierati in fila per dire che la Pollastrini-Bindi rappresentava una minaccia per il paese. Che scappa da ridere a pensarlo, eh? Adesso anche Multivescovi scappa da ridere a pensarlo. E il ruinismo ha rappresentato quest'idea che servivano coscienze molli, perché alla fine quando diceva fianco sinistra, sinistra, fianco destra, destra, e che le competenze non erano tanto rilevanti. Guardate che non l'ha inventata Toninelli l'incompetenza al potere. Non è una creatura sua quella cosa lì. È stata un'idea venuta da molto più indietro, dall'idea che alla fine c'era un obbedir tacendo che poteva servire a risolvere tutte le cose. Allora vengo all'ultimissima cosa e poi davvero ho finito. Tutto questo è la questione del sinodo nazionale, perché se uno vuole rimettere in moto le energie del cattolicesimo italiano, del cristianesimo italiano, in una prospettiva di rinnovamento del paese in cui la lotta alle ingiustizie non sia occuparsi delle vittime delle ingiustizie, in cui la lotta alla mafia non sia occuparsi delle vittime della mafia, in cui la legalità non sia una legalità semplice, ma una teologia della liberazione vera e propria impiantata, in cui la questione dei migranti non sia un problema di foto strazianti o di pubblicità televisive ammazza cristiani per strappare le budella a chi le vede, ma sia una visione dell'unità della famiglia umana in una prospettiva di medio periodo abbastanza facile da intuire, che sarà quella di quando noi avremo sopra la testa 70 milioni di musulmani, sotto i piedi 1 miliardo di musulmani, sotto il deserto 2 miliardi di cristiani in 4.000 chiese diverse. Questo è il 2055, non è una cosa del 31 secolo. E per mettere in moto questo, una delle cose che si può e forse si deve fare è un sinodo nazionale. Cioè una messa in moto non della politica, non dell'associazionismo, non del movimentismo, non delle organizzazioni, ma della comunione della Chiesa. Con un'agenda che non deve essere, anzi, non è necessariamente politica, con un andamento che non è democratico ma liturgico, ma che semplicemente rimette in moto delle energie. E su questo c'è un curioso gioco, perché i vescovi, essendo vescovi italiani, sono di natura loro molto obbedienti, hanno aspettato per tanto tempo che il Papa dicesse fatelo. Ma finché lui non diceva fatelo, nessuno osava dire niente. Poi a gennaio è uscito su Civiltà Cattolica un articolo del padre Spadaro che finiva così: forse che non è ora di un sinodo della Chiesa italiana, punto di domanda? Dato che le bozze di Civiltà Cattolica vengono lette in segreteria di Stato, come quelle di Pandora,
e tutti hanno detto: opla, il Papa vuole che si faccia il sinodo. E allora sono partiti i vescovi in quarta dicendo: bene, bene, se il Papa lo vuole, facciamo il sinodo. A maggio il Papa ha incontrato i vescovi dell'Assemblea Generale dell'Episcopato Italiano, i Papi d'Italia, e gli ha detto: anche a me hanno detto che volete fare il sinodo, e tutti a dire: lo facciamo subito. Il Papa ha detto che solo lo facciamo subito. Il Papa se ne è accorto, si è risentito moltissimo e ha detto: no, se lo fate perché lo dico io non l'ho detto. Se lo fate, lo dovete fare perché lo dite voi. E capite che in quella situazione, che è l'eredità profonda del ruinismo, della transizione dal regime democristiano a quello post-democristiano, mettere in gioco tutto questo è molto difficile, e questo papato che appunto guarda l'Italia col binocolo girato, per cui vede le cose lontanissime, diventa molto più complicato. Post scriptum ultimo, però alla fine, l'istinto sadico di un gesuita che quando riceve Conte al funerale del povero cardinale Silvestrini gli regala un rosario, dice che le virtù politiche dei gesuiti non sono ancora esaurite. Grazie. Grazie mille per questo intervento veramente molto ricco di spunti, di riflessione, e nel quale si sono toccati anche un po' in filigrana alcuni dei temi di cui vorrei chiedere invece alla dottoressa Piazzi, perché insomma, uno dei valori aggiunti di averla come relatrice in questo dibattito è che lei ci porta un'esperienza pratica di una realtà, cioè in realtà di molteplici realtà, però in questo caso faccio riferimento a una realtà in particolare, che è questa del Jesuit Social Network, quindi comunque di ispirazione, impostazione ignaziana, impegnata nel sociale, e voi vi occupate di tante categorie fragili di persone, vi occupate appunto di migranti, di rifugiati, vi occupate di persone senza fissa dimora, vi occupate di minori a rischio, di persone con dipendenza, di detenuti, cioè vi concentrate sulle solitudini, le marginalità ad ampio spettro, e tra l'altro mettete molto l'accento, mi pare di capire, sui percorsi di formazione. E allora, in questo contesto, in virtù di questa esperienza che lei ha maturato, come è cambiato a suo modo di vedere, come si è articolato, appunto, sia in termini di forma, di stile, sia in termini di contenuti, il discorso sul Papa, il discorso del Papa su queste questioni, che sono appunto questioni sensibili, che però da una parte hanno una dimensione di affrontare un'emergenza, mettere un paletto proprio nel discorso pubblico, nel discorso politico pubblico, e dall'altra parte però chiaramente hanno al loro interno una dimensione più profonda, più di lungo termine, di una riflessione più ampia. Ecco, mi piacerebbe molto sentire la sua visione di questo tema. Grazie. Beh, parto da una delle tante frasi, perché Papa Francesco ha questa capacità di, con poche parole, poi di lasciare il segno, e ne abbiamo presente tante, ma ce n'è una che in questo caso mi sembrava molto adatta, e dice: l'importante è dire le cose con prossimità, con vicinanza. Mi viene da pensare, riflettevo, che lui ha una precisa pedagogia, utilizza una precisa pedagogia della vicinanza nel suo rapportarsi nel pubblico, nel senso che le sue parole vengono davvero avvertite, ma perché è autentico, come frutto di una sua vicinanza. Una vicinanza che si ha la caratteristica prima di tutto dell'ascolto e di far sentire l'altro al centro di questo discorso e dell'ascolto. E la sollecitazione era un po' il parallelo con quello che è un costume forse della politica di questi ultimi tempi, che sembra apparentemente vicina, perché ha questo fenomeno del populismo e del sovranismo, si imbelletta e sembra che sia vicino alle persone. In realtà fa da megafono ad una protesta che non genera molto, e lo vediamo costantemente.
La differenza, ed è il motivo per cui la chiamo pedagogia, questa della vicinanza di Papa Francesco, è perché invece sa generare un dinamismo. Noi sappiamo che i processi educativi sono quelli appunto che mettono in moto nella persona che è educata o formata un processo, no? Questo fa Francesco, nelle situazioni più disparate e con quella capacità molto gesuitica di sapere come, che tono e in che maniera muoversi, anche se sembra che apparentemente usi sempre lo stesso stile, invece molto attento. Ma parte proprio da questa capacità di mettere in moto, e lo vediamo appunto, l'abbiamo visto adesso con il sinodo sull'Amazzonia, ma in generale produce un moto fisico, cioè veramente di movimenti, ma anche un moto di pensiero. Forse solo perché, ed è un'esperienza diretta, in parte ha fatto sentire chi si occupava e si occupa del sociale, che spesso va sicuro, si trova in situazioni molto complesse, di non essere solo. Di non essere soli in questa battaglia, ed è un conforto enorme, lo posso dire direttamente come esperienza diretta. E c'è un'altra immagine che mi è molto chiara, è quella che dice i piedi nel fango, le mani nella carne, che per certi aspetti può anche fare un po' di creare un certo disagio, sia per i piedi che per la carne, perché non si sa questa carne com'è, ma che dice molto sul fatto che bisogna essere dentro alle situazioni, e Papa Francesco c'è stato per quello che è tutta anche la sua storia passata, non solo quella di adesso come Papa, e ci dice della sua capacità di entrare nel profondo di queste dinamiche quando richiama l'immagine del poliedro per raccontare qual è la situazione umana, dell'umanità. Non richiama la sfera, che forse per un certo tipo di chiesa sarebbe l'immagine, il solido più appropriato, una bella sfera tutta compatta, liscia, perfetta, uguale a se stessa dovunque tu la guardi, da qualunque punto di vista, e invece richiama l'immagine del poliedro, cioè di un solido formato da tante facce diverse, è vero, compongono un unico solido, ma lo scompongono anche a seconda della luce dove arriva, a seconda di come viene ruotato. Cioè ci dice questa immagine che la realtà sociale è molto complessa, che non la si può ridurre ad uno stereotipo, cosa che forse un certo tipo di politica dei nostri giorni fa, quello di voler ricondurre tutto ad una sintesi semplicistica, non semplice, come è invece il linguaggio di Papa Francesco. Ci richiama questa immagine della complessità, che credo sia il dato, per la mia esperienza personale, più doloroso. Dico doloroso perché porto l'esperienza diretta, io entro da 21 anni in carcere a Bologna e alcuni detenuti mi dicono: ma hai fatto un bel reato se ti sei preso una pena di 21 anni. E vado in particolare in una sezione di alta sicurezza, quella che noi chiameremmo la sezione dei mafiosi, no? E mai come esperienze di contatto con queste persone tolgono certi stereotipi che vorremmo un pochino e ci confortano del mafioso in un certo modo, che rimane mafioso e non lo si scusa in quello che sono i suoi atti, ma si complica in quello, o meglio, si articola in quello che è tutta la connessione della realtà umana nei contesti sociali. Questo lo dico per esperienza diretta sui detenuti, ma lo posso dire per tutte le altre categorie di persone fragili che compongono quello che è l'universo del sociale e che in qualche modo rappresento nel Jesus Social Network. Il fatto che questi sono prima di tutto persone. Noi diciamo sempre che non si dice i detenuti, si dicono le persone detenute. Uno, perché è una condizione di un periodo e non è che uno è detenuto per tutta la vita, ma perché prima di tutto viene il sostantivo persona e detenute è l'aggettivo, non è sostantivo. Questo è l'approccio che Papa Francesco ha fatto, è suo, e ce l'ha trasmesso e ci ha confortato molto in questo tipo di approccio. È un approccio che parte in maniera molto ignaziana da gesuita da due aspetti, che sono quelli certamente di un discernimento interiore, ma anche da una grande libertà, proprio perché lui si può permettere di dire certe cose, ma non perché sia più coraggioso
o non gliene freghi niente, ma proprio perché c'è questa libertà interiore talmente profonda che lo aiuta e gli dà la rotta, no? Il titolo di queste feste, il tracciare la rotta, beh, in questo senso Papa Francesco è un grande tracciatore di rotte e ha questa capacità di colpire, andare al fondo delle cose. In Amoris Laetitia dice: si tratta di generare processi più che dominare spazi. Per me, che sono architetto, che invece lo spazio ha una grande risonanza, grandissimo significato, un po' questo dire che il tempo è superiore allo spazio mi dà fastidio, no? Lo spazio è ricchissimo, ma come lo intende lui è molto bello. Assistiamo ad un periodo in cui la politica davvero occupa spazi ma non gestisce i tempi, vorrebbe trovare delle formulette che consolano dicendo che si può far tutto oggi, dal ponte di Genova, no? Che anche lì per un aspetto professionale, quando si dice in 6 mesi si fa il ponte, ma non si fa neanche una casa in sei mesi, no? E invece si faceva tutto subito, e questo doveva consolare. A me non consolava per nulla sentire persone che dicevano certe cose, perché mi davano idea di un'incompetenza terrificante, no? Allora il tempo in questo senso invece è un modo per non dominare gli spazi, ma per renderli vivi, e soprattutto nel tempo si produce questo dinamismo. Forse questo è il richiamo che mi rimane di più come appunto aspetto dello stile di Francesco. E vorrei leggervi così a chiusura due frasi, che sono due pensieri tratti dall'intervento al Movimento Popolare del 2014. Io ho assistito a quello del 2016 ed è stato veramente molto intenso. Questi invece sono due brani tratti dagli incontri dei movimenti popolari del 2014, e poiché hanno un taglio politico, pubblico, mi sembravano un modo per chiudere questa breve riflessione. Il primo dice: alcuni di voi hanno detto questo sistema non si sopporta più, dobbiamo cambiarlo, dobbiamo rimettere la dignità umana al centro, e su quel pilastro vanno costruite le strutture sociali alternative di cui abbiamo bisogno. Tutto questo va fatto con coraggio, ma anche con intelligenza, con tenacia ma senza fanatismo, con passione ma senza violenza, e tutti insieme affrontando i conflitti senza rimanervi intrappolati, cercando sempre di risolvere le tensioni per raggiungere un livello superiore di unità, pace e giustizia. Mi sembra davvero uno stile e un programma veramente molto, molto ampio. E l'ultima frase, l'ultimo pensiero che vi lascio, dice: non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente. Questo custodire la gente mi sembra molto, molto bello. Avere cura di ogni persona con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. Grazie. Grazie mille anche di questo intervento. Ci tengo veramente a ringraziare i nostri relatori e tutti voi che siete qui. Naturalmente abbiamo ancora qualche minuto se qualcuno ha piacere di fare una domanda, diversamente ci auguriamo buona serata. Sì, vi vediamo tutti un po' stanchi, quindi è venerdì. Grazie ancora per essere stati con noi, grazie ai nostri relatori, vi aspettiamo anche domani, il festival continua, e quindi mi raccomando, prendete il nostro programma all'uscita, e grazie ancora di essere stati qui. Ah sì, mi segnalano che domani però non siamo in Archiginnasio, siamo all'oratorio di San Filippo Neri, che è in via Manzoni, nella traversa di via Indipendenza. Buona serata di nuovo.